Io sono Silvia Orlati, sono la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Sala Bolognese e la mia è la scuola Polo per la formazione della pianura est-ovest, quindi ambito R02, diciamo. E volevo salutarvi anche a nome dei miei colleghi delle altre quattro scuole Polo, delle altre tre scuole Polo. Noi infatti insieme all'ufficio scolastico abbiamo collaborato e cofinanziato, abbiamo collaborato per realizzare questo ciclo di incontri. Siamo molto contenti di vedervi così numerosi. La cosa che mi sembra molto interessante, che un po' mi tira giù di morale, un po' però mi fa dire ok, quindi sappiamo cosa fare, è che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Nel senso che la gestione dei comportamenti problema, discutevamo del fatto che quando si parla di comportamenti problema si riempiono comportamento problema è la parola magica per riempire i corsi, sei sicuro che arriveranno a frotte le persone, perché è la situazione che ci crea più difficoltà evidentemente. Però dobbiamo metterci un po' nell'ottica che sappiamo cosa fare. Questo per certi versi può tirarci giù, ma per altri versi dovrebbe rinforzarci nel fatto che abbiamo degli strumenti. E questi disegni di Enrico Micheli, che erano proprio su questa dimensione, sono di almeno 20 anni fa. Vediamo, ecco qua. Allora, conoscete tutti il significato di questa cosa? È chiaro che il comportamento problema è un fardello pesantissimo che spaventa. Perché più sono severi, più sono impattanti, più sono legati anche a una dimensione di fisicità, quindi l'aggressività, eccetera, più le persone che si devono occupare di ragazzini, magari anche di bambini piccolini, che con problemi di comportamento si sentono schiacciati e quindi ovviamente hanno una grande paura di finire distrutti da questa cosa. E l'illusione che abbiamo è sempre quella che ci sia il dottore che dà il magico farmaco quando sono più grandi, lo psicologo con la strategia di intervento miracolosa che ti dico come fare, tu lo fai e funziona. Siccome non è così, il rischio è che chi poi si trova a gestire i ragazzini finisca o tema di finire in questo modo, e quindi generalmente quando hai a che fare con una persona che, qualsiasi sia la sua età, mette in atto dei comportamenti problema, più dirompenti sono, peggio è, ovviamente generalmente si scappa e quindi alla fine restano con queste persone in genere le figure professionali più deboli, perché ovviamente tutti gli altri ti tolgono e hanno anche dei buoni agganci al proprio livello professionale per defilarsi, il medico perché tanto non deve gestire la situazione in modo diretto, lo psicologo perché fa solo la consulenza all'insegnante o all'operatore, l'insegnante perché in fin dei conti deve fare la didattica e quindi perché l'insegnante in sostegno perché non è pagato per essere picchiato, quindi alla fine restano in genere le figure o gli educatori qualche volta gli insegnanti di sostegno se non c'è nessun altro sotto, oppure i bidelli oppure gli OS nei centri diurni, insomma è un fuggi generale e alla fine rimane in genere spesso da sola la famiglia, il ragazzino con se stesso e la famiglia col ragazzino. Quindi dobbiamo cercare una strategia di cooperazione per gestire le crisi comportamentali e ci vuole un po' un approccio generalista, cioè ci vuole un po' una dimensione per cui siamo tutti lì insieme a gestire questa cosa, sia nella pratica sia nella supervisione. Ok, scusi, vedevo che gestiva ok. E l'unico modo che abbiamo per gestire i problemi di comportamento è iniziare a studiarli, ragionarci, avere delle strategie e non essere presi allo sprovvista, oddio c'è il comportamento problema, allora me ne occupo, ma iniziare molto prima a occuparsene. Quindi ci sono tutta una serie di dimensioni importantissime che le scuole devono mettere in atto quando vengono iscritti i ragazzini per capire se ci sono o no problemi di tipo comportamentale e di quale natura. Questo è un primo passo fondamentale per comprendere qual è la situazione. Non sempre è possibile,
Perché se ti scrivono un ragazzino che non ha certificazioni, che non vive, è arrivato a vivere ieri sul territorio, che non è conosciuto alla UOMPIA, alla neuropsichiatria infantile, che insomma, che non è, o che i genitori non ti dicono che ci sono dei problemi, io lo so che non sempre è possibile avere, però in tantissimi casi è possibile avere informazioni e quindi è importante che la scuola metta una dimensione di prevenzione, cioè faccia un'azione di prevenzione raccogliendo quante più informazioni possibili ha a disposizione sui ragazzi che hanno in qualche modo già, che sono in qualche modo segnalati. Questo è sicuramente possibile farlo per tutti i ragazzi che hanno sostegno, perché evidentemente sono segnalati in origine, quindi non dovrebbe essere un problema capire questa dimensione. Vuol dire solo che bisogna mettersi prima dell'inizio della scuola e bisogna incontrare, e questo abbiamo fatto tutto un ragionamento anche all'ufficio scolastico un mese fa, quando è stato, proprio su le buone prassi dell'accoglienza di una persona che ha una segnalazione, che ha il sostegno, che è segnalata su un BES o comunque su un progetto specifico, perché nel momento dell'iscrizione, prima che inizi il ciclo, la scuola già da fine gennaio, inizio febbraio, sa già di tanti ragazzi che potrebbero avere dei problemi di comportamento, e su quei ragazzi almeno è bene mettere prevenzione. Prevenzione, cioè condividere e cooperare, dal mio punto di vista vuol dire certamente tenere insieme tutte le figure professionali e i genitori che in qualche modo si occupano dell'educazione di una persona. Quindi è naturale che costituire la rete, attivare la rete prima che inizi la scuola, cioè io qualche volta quando mi dicono vabbè ci vediamo quando, non so, a un mese e mezzo dall'inizio della scuola, io ragiono così, auguri, scelta che io personalmente non condivido, perché mi dico ma come puoi, cioè che senso c'è, cioè perché senso questa dimensione assurda anche di miei colleghi, prima di parlarti voglio conoscere il bambino, ma allora cosa serve che io lo conosca? Cioè allora, nel senso, se non serve, allora non c'è senso neanche che ti parli dopo, perché si suppone che tu qualche cosa dovresti capire. Se la mia conoscenza prima non ti serve, non ti servirà nemmeno dopo, t'arrangi e fai quello che vuoi tu. Il fatto di avere delle realtà, delle equip, degli operatori, dei centri pubblici o privati che siano, che conoscono il ragazzino, dovrebbe essere un punto di forza, perché se a me dicono guarda Raffaella che arriva uno che fa così, così e così, insomma diciamo che io mi inizio a mettere una serie di dimensioni. Se so che mi arriva l'altro giorno, ieri pomeriggio, visto in ospedale, io coordino l'ambulatorio autismo adulti di una psichiatria in un ospedale di Milano, è arrivato un ragazzino, la mamma mi ha detto guardi che lui se si agita inizia a aprire la bocca e se lei lo tocca morde. Io ho detto grazie. Quando lui ha iniziato a aprire la bocca io non l'ho toccato, mi sono fatta indietro con la sedia, l'ho lasciato dall'altra parte del tavolo, gli davo il materiale e mi sono ben guardata dal toccarlo, perché è totalmente inutile che io mi sponga a farmi mordere da un 19enne che è più alto di me e nonostante io non sia propriamente un fuscello pesa due volte me, e quindi per non saperne leggere né scrivere io non mi espongo e non espongo lui, perché una persona, anche se è una persona con una disabilità intellettiva, quando fa una cosa che fa star male gli altri, mediamente non sta bene. Se ha cognizione abbastanza per rendersene conto, non è che sia felice. Quindi è molto importante che si crei una rete, e che una buona prassi dovrebbe essere arrivare con delle informazioni e possibilmente con incontri fatti che consentano agli adulti che si devono occupare dei ragazzini di iniziare a mettere in atto delle misure cautelative, sapere almeno se quali cose funzionano o sembrano funzionare di più, quali interventi invece funzionano meno nei contesti in cui è conosciuto. Questo non ripara del tutto, perché se questo ragazzo è perché fischia. Va bene, non mi sentite? Ok, perché un ragazzo come quello che ho visto ieri, io non è che potevo, cioè non avevo la certezza assoluta che non mi avrebbe morso. Diciamo che, sapendolo, ho cercato di fare quello che potevo per evitare la situazione. Però non è soltanto la rete che deve essere attivata.
un grosso problema che io avverto spesso nelle scuole è che tanti insegnanti si sentono solo dentro la scuola. Quindi non c'è soltanto un problema di gestire una collaborazione con i terapeuti esterni, con le persone esterne, con chi si occupa della sua educazione, eccetera, che è importantissimo, ma c'è un problema interno alla scuola, perché se una persona con un problema di comportamento viene delegata in toto a uno o due insegnanti e tutti gli altri magari stanno lì e semmai giudicano piuttosto che aiutare e sostenere, e magari hanno anche da ridire sul tipo di intervento che fai, io non so voi, ma quando mi sono trovata in queste situazioni, non nella scuola perché non insegno, ma nei centri, insomma, se gestisco io il comportamento problema di un ragazzino, se un collega si fa i fatti suoi poi giudica, io tiro fuori la mannaia e lo lascio morto, perché non gli faccio io un comportamento problema, perché mi arrabbio, mi sento sola, mi arrabbio, e il masso sì che mi schiaccia, perché non è soltanto il masso del comportamento problema, è anche il masso del giudizio e del so tutto io di colleghi che però le mani non ce le mettono, ok? Quindi questo è un grosso problema, perché la collaborazione deve essere anche interna, e una delle cose che mi è piaciuta di questo piano, che vi consiglio caldamente di tenere, di leggere, di tenere e di usare, perché c'è un sacco di materiale pratico da usare. Una cosa molto interessante di questo materiale è il continuo richiamo alla necessità che ragazzini che mettono in atto comportamenti problematici siano considerati della scuola e quindi di tutti gli operatori della scuola, non soltanto di uno o due, ok? Perché altrimenti lo schiacciamento è sicuro, sicuro. E vorrei dirvi che però, se è quello che vi dicevo prima, lo schiacciamento, il masso non è costituito solo dai comportamenti di problema, il masso è costituito dal giudizio e dall'assenza di vicinanza dei colleghi, dovunque, perché io non insegno, ma questa esperienza l'ho fatta come tutti gli altri in altri contesti, nei centri diurni, negli studi dedicati, nelle strutture dedicate, noi siamo io sono piena di cicatrici. Perché quando ti occupi di persone con gravi disabilità succede, lo metti in conto, gli operatori dobbiamo mettercelo in conto che possa succedere. Nonostante la metafora dell'iceberg è una metafora che viene spesso agganciata all'autismo, ma in realtà è veramente interessante, io penso, per qualsiasi tipo di persona abbiamo davanti. Cioè, il comportamento problema è la punta dell'iceberg, non è mai l'iceberg intero. Quindi il problema della gestione dei comportamenti problema è che spessissimo arriviamo troppo in ritardo su quello che c'è sotto. Qualche volta, anche quando abbiamo fatto qualsiasi cosa, c'è lo stesso un comportamento problema. Il comportamento problema è il comportamento che segnala un franco disagio da parte della persona che lo mette in atto, qualsiasi età abbia e qualsiasi problema abbia. Quindi noi dobbiamo ragionare sul fatto che questa slide che vedete è una slide del 1994, la prima volta che è stata presentata sulla questione dei problemi di comportamento è stato fatto da un Schoppler, che era il fondatore della Division Teach, che l'ha messo su una dimensione, cioè che l'ha legato all'autismo. In realtà vale in generale per qualsiasi tipo di problema. Allora, noi dobbiamo andare a vedere cosa c'è sotto l'iceberg, e questo è un primo passo fondamentale. Per capire e per gestire un problema di comportamento bisogna andare a vedere quali sono le difficoltà di quella persona. Se io penso all'autismo, so già con certezza, e alla disabilità intellettiva in generale, so già con certezza alcune cose. Difficoltà di comunicazione, è chiaro che se non dispongo di giusti mezzi di comunicazione non riuscirò a farmi capire, a far capire che cosa ho in mente, che cosa desidero, ed è evidente che poi mi arrabbio, no? Tutti i problemi, quando si hanno ragazzini che hanno problemi sensoriali sono una delle cose più difficili da capire, perché nessuno è in grado di prevedere o di misurare i problemi sensoriali. I problemi sensoriali uno te li può descrivere, il ragazzino che si tappa le orecchie probabilmente avrà un problema legato all'udito, quanto senta non lo sappiamo veramente. Noi possiamo capire i problemi sensoriali quando abbiamo persone che ce lo descrivono, generalmente poi non vengono capite. Proprio ieri ho visto una signora che mi diceva che è stata fortemente
ostacolata, lei non sopporta l'odore dei mandarini, ma sta male, nel senso che proprio sta male. E questa cosa è stata per anni e anni e anni. Potete immaginarvi quando ci sono i mandarini a scuola? Immensa. Ecco. Lei, nonostante dicesse non sopporto l'odore dei mandarini, le veniva detto vabbè, devi sforzarti. Allora, io mi occupo di autismo, quindi io capisco invece che quando una persona autistica dichiara un'insofferenza di questa natura bisogna stare attenti, però capisco anche chi dice, vabbè, insomma, un signore autistico un giorno mi ha detto, ma quindi un signore che è arrivato alla diagnosi da adulto, molto intelligente, mi ha detto, ma quindi lei mi sta dicendo che i problemi sensoriali non sono menate, quindi non devo cercare di superarli. No, gli ho detto, non li puoi superare i problemi sensoriali, se ce l'hai te lo tieni. Probabilmente ci sarà qualcuno di voi che sente il ronzio delle luci al neon quando è in una stanza col neon, non significa che siate autistici, alcuni potrebbero, perché molte persone autistiche sentono il ronzio delle luci al neon, vuol dire che avete un'ipersensibilità, perché io per esempio non le sento, probabilmente qui chi sente le luci al neon, vedo qualche testa che fa sì, qualcuno che sente, ci sono, saranno una minoranza rispetto alla media delle persone. E una domanda che uno può fare è, ma riesci a dimenticarlo o ce l'hai che ti ronza in testa? Perché se ti batte in testa non ce la fai a impegnarti su nient'altro, ti dà fastidio fare qualsiasi cosa. Quindi insomma, quello che mi interessa molto è capire che dobbiamo andare a vedere veramente il funzionamento della persona per capire quale può essere l'origine del comportamento problema e per capire che cosa può creargli. Se vi dicono che se arrivano a scuola dei ragazzini per i quali vengono descritti dei problemi sensoriali, e non so come dire, io seguo un ragazzino che è... Dalla prima elementare è un bambino che ha dei problemi con l'udito grossissimi ed è dalla prima elementare in una classe che dà su una delle circonvallazioni di Milano, di fianco alla stazione, ed è la circonvallazione è una strada ad alta percorrenza dove passano le ambulanze, dove passa l'autobus, ci passa ovviamente i pompieri e ci passa la polizia, perché sono quelle ad alta percorrenza dove tu, una volta che se infili un verde, puoi fare il giro della città sempre col verde, se infili il rosso sei sfortunatissimo, cioè è meglio se ti fermi e aspetti un momento che scatti il verde. Allora, vi potete immaginare? Adesso che finalmente, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma finalmente è cambiata la dirigente, io l'ho messo nella diagnosi funzionale che lui non avrebbe dovuto stare in quella classe lì, perché io ho iniziato a lavorare con lui che era già in seconda. La nuova dirigente, quando gli ho detto guardi che non ce la fa più sto ragazzino lì, è ovvio che dà in testa, è andata, gli ha chiesto cos'è che ti dà più fastidio e gli ha risposto i rumori. La classe è stata cambiata adesso che è in quarta. Non è che ci vuole una scienza, soprattutto se te lo dico, è ovvio che lui non poteva reggere in quella condizione. Ci sono poi tutta una serie di altre questioni, ci sono ragazzini che non riescono a tollerare, non tollerano la frustrazione, che hanno una bassa soglia di tolleranza alla frustrazione. Qualsiasi giudizio diamo è colpa della famiglia, non sono educati bene, la scuola precedente non ha lavorato, la psicologa che lo segue non è capace, qualsiasi giustificazione diamo. Abbiamo un problema, abbiamo un ragazzino con una bassa soglia di tolleranza della frustrazione. Quindi per quanto possiamo cercare colpe, ma in quel momento ce l'abbiamo lì e dobbiamo gestirlo. Possiamo avere ragazzini che hanno delle dimensioni di ossessività, che partono certe stereotipie, tutta una serie di comportamenti che stereotipati così non sono gestibili dai ragazzini, non è che non vogliono, non ce la fanno. Quindi noi dobbiamo assolutamente andare a cercare che cosa c'è sotto l'iceberg, perché se non troviamo quella dimensione lì, se non capiamo quali sono i problemi sottostanti, non possiamo assolutamente pensare di fare niente per intervenire, perché l'intervento contenitivo da solo, così di per sé, non funziona. Se funzionasse non saremmo qua in 300, perché avremmo risolto i nostri problemi se funzionasse quella dimensione lì. Quindi
ci sono alcune cose che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo conoscere le caratteristiche del funzionamento di ogni bambino ragazzo, che i ragazzini, con buona pace di tutte le polemiche che ci sono adesso sull'aumento delle diagnosi, però la diagnosi è lo strumento che abbiamo come clinici per dare un inquadramento e per avvisare che una persona è funziona in un certo modo. Cioè, la diagnosi non è un timbrino che mettiamo sulla fronte di una persona per decidere di buttarla dentro una stanza, chiudere la chiave, buttare via la chiave. La diagnosi dovrebbe essere quel momento di conoscenza del funzionamento di una persona, di un pezzo del funzionamento. Nessuno può conoscere il funzionamento complessivo di una persona in toto, ma la diagnosi è un momento di conoscenza, qualsiasi diagnosi, che sia una diagnosi più medica o clinica e definita, come può essere la disabilità intellettiva, un disturbo del neurosviluppo, ma anche quando vedi ragazzini che hanno una sofferenza, ok, quel momento di diagnostico in cui tu vai a definire, a dare un nome al problema che ha il ragazzino, dovrebbe essere un momento di conoscenza che permette di condividere un'idea. Se uno mi dice: Raffaella, domani arriva un ragazzino autistico, diciamo che io mi metto in allarme su alcune cose. Avrà qualche problema di comunicazione, ce l'ha sicuro, quindi devo verificare quanto, cosa, insomma, mi metto in una posizione in cui, da un punto di vista della comunicazione, mi chiedo cosa capisce, quanto mi sa dire, cosa non mi sa dire, e avrò in mente che potrebbe avere problemi sensoriali, come potrebbe avere anche tanti problemi di stereotipie che possono avere una ricaduta. Se mi dicono arriva un ragazzino con una disabilità intellettiva lieve, ok, mi metto in un'altra dimensione. Se mi dicono arriva un ragazzino con una famiglia completamente sfasciata perché i genitori, è morta la mamma, il papà è sparito, i nonni non c'erano già neanche prima, insomma, oppure arriva il ragazzino che è sbarcato dal barcone, dalla barca a Palermo l'altro ieri ed è arrivato a Milano stanotte su un treno, è chiaro che mi faccio delle idee, non è che arriveranno persone tranquille o serene, no? Ecco, quindi un momento, diciamo, diagnostico in cui definisci, adesso il ragazzino che arriva dall'Africa non è una diagnosi, ma capite cosa voglio dire? Un momento in cui tu inquadri quella persona e dai un nome a una serie di problematiche ti permette di iniziare a prevedere alcune dimensioni. Ti permette di iniziare a considerare che devi mettere attenzione per poter arginare i suoi problemi e dargli degli strumenti. E quando sai questa cosa, poi gli strumenti li devi dare, perché devi metterci e pensarci. Per esempio, adesso prima dell'estate, abbiamo fatto a Milano con una scuola un bellissimo lavoro di preparazione, di accoglienza per un ragazzino autistico molto, molto rigido, eccetera. Insomma, siamo riusciti ad andare a scuola da fine maggio a metà luglio due o tre volte, e la scuola ha iniziato all'inizio di settembre con l'agenda preparata, tutta una serie di lavori preparati, un sacco di materiale che hanno consentito un'organizzazione dello spazio pensato, un'alternanza attività in classe, attività fuori dalla classe, già ragionata, non perfetta. Perché la perfezione non esiste, perché i ragazzini poi vanno in vacanza. Un anno in una scuola avevamo preparato tutto, quando sono tornata la dirigente era cambiata. L'insegnante di sostegno era rimasta incinta, un insegnante di classe aveva chiesto il trasferimento, l'altra mi ha guardato e mi ha detto, vabbè, di fronte a tanta sfortuna non possiamo fare niente. Però in realtà aver preparato delle cose ha retto. Ha retto, perché in realtà se tu prepari prima una parte delle cose o sei matto e non sei capace di lavorare, oppure una parte delle cose funzionerà. Quest'anno con una scuola abbiamo fatto veramente molto bene e il ragazzino funziona, è andato avanti perfettamente. Quindi rincuorandomi sul fatto che la prevenzione, cioè sapere come funziona un ragazzino, è veramente importante. Entriamo nella definizione di un comportamento problema, perché i problemi dei ragazzini ce ne sono tantissimi. Io posso spiegarvi molte cose sull'autismo, ma su altre cose molto meno, quindi isoliamo un po' la questione dei problemi di comportamento
e definiamo quando un problema quando un comportamento è problematico. Guardate che questa cosa è veramente importante, perché alle volte ci sono situazioni dove magari noi adulti andiamo in ansia o ci irritiamo o ci dà fastidio una situazione, ma poi se ci ragioniamo non sono veri problemi di comportamento. Quindi bisogna saperli isolare e saperli vedere, questo anche perché altrimenti rischiamo di buttare in testa a un ragazzino uno stigma, perché lo stigma non è soltanto non ti voglio in classe, che nessuno ovviamente oserebbe mai dire una cosa di questo genere. Lo stigma è anche quando non riusciamo più a dire a una persona bravo, e che se diciamo cerchiamo qualcosa di buono che fa e vedi le facce sconsolate dei genitori, degli insegnanti, degli operatori che ti guardano e ti dicono non fa niente di buono. Male, dobbiamo sempre avere un aggancio a qualcosa di positivo. Allora, iniziamo a capire quali sono i problemi di comportamento. Guardate, vi assicuro che non c'è niente di nuovo di questa roba qua, ma io uso questa cosa quotidianamente, quotidianamente. Allora, certamente i problemi di comportamento su cui esplodiamo tutti, perché è chiaro che sono quelli più faticosi, sono quelli pericolosi per sé o per gli altri. Questo è evidente, che comportamenti dirompenti, morsi, calci, picchiarsi da soli, insomma tagliarsi, tutte queste cose qui sono tutti comportamenti autolesivi o che possono lesionare gli altri, che ovviamente ci spaventano tantissimo. In genere però spesso noi rimaniamo agganciati a questi problemi di comportamento e non vediamo che ce ne sono anche altri. Sono comportamenti, dal nostro punto di vista, sono comportamenti problematici anche i comportamenti che impediscono a una persona di imparare, di partecipare della vita didattica, di applicarsi ai compiti. Quindi per esempio sfarfallare in certe situazioni potrebbe essere un problema di comportamento e in altre no. Ma se un ragazzino, piuttosto che scrivere quello che deve scrivere, sfarfalla, in quel momento lo sfarfallio è un problema di comportamento, perché gli impedisce di fare i compiti che sappiamo potrebbe fare. Certi pensieri, quando hanno pensieri, ragazzini che hanno pensieri che si autoalimentano, che continuano quella specie di rimuginio per cui continuano a pensare alle cose e si caricano da soli, quella dimensione lì è un problema di comportamento quando avviene in un contesto dove dovresti fare altro. Sono problemi di comportamento anche quelli che incidono negativamente sulla qualità di vita, quindi che magari non sono dirompenti, magari non sono fastidiosi, magari uno dice vabbè lo lascio lì, in realtà se poi la persona non impara tutta una serie di cose o non riesce a vivere della vita sociale è un problema. E poi sono comportamenti problematici quelli che suscitano emarginazione o rifiuto intorno alla persona. È evidente questo, che se una persona fa una cosa che mi irrita profondamente e io non riesco a gestire la mia irritazione, è chiaro che io tenderò a rifiutare quella persona e a emarginarla, almeno da me, perché farò fatica a gestire quella cosa. Se poi creano rifiuto nella sociale ampio, è ancora peggio. Quindi è molto importante che quando pensate quella persona ha un problema di comportamento vi chiedate di che tipo è. Credo che possa succedervi quello che spesso succede a noi operatori quando lavoriamo in strutture dove ci sono tanti ragazzini, che a un certo punto iniziamo a renderci conto che i problemi pericolosi, cioè i comportamenti dirompenti, cioè i bambini con comportamenti dirompenti, non sono neanche così tanti in realtà, ma sono di più gli altri. Solo che gli altri magari se non ci creano paura o se non ci creano preoccupazione per la salute nostra o delle altre persone intorno a noi o della persona stessa, magari non ci rendiamo conto che invece ci sono e che impediscono tutta una serie di cose. Quindi una prima cosa che vi consiglio di fare, nel file che ho lasciato già alla collega c'è tutta questa parte, c'è tutto, io vi consiglio di iniziare a chiedervi perché lo considero un problema di comportamento. Dov'è che va a incidere? Perché capite che possiamo farci delle domande. Di per sé mettersi le dita nel naso è un problema di comportamento? Dipende. Perché se adesso io mi metto le dita nel naso, penso che sia un problema di comportamento che susciterà una certa dose di rifiuto sociale. Ma se lo faccio in camera mia stasera da sola,
è un problema mio, cioè è una cosa mia, non è una cosa che crea niente, quindi, e non dà fastidio a nessuno. Se nel farlo però mi ferisco e mi crea una lesione, è un problema di comportamento, anche se lo faccio in camera mia da sola e nessuno mi vede, ok? Picchiare tutte le volte che ci si sente frustrati, questo sì che è un problema di comportamento, perché è pericoloso per gli altri, crea emarginazione, mi impedisce di fare una serie di cose, e sicuramente se una persona picchia, intanto non impara a controllarsi, no? Cioè quando tu sei in una, perdi il controllo in una situazione di frustrazione, tu non stai imparando un'alternativa, stai mettendo in atto solo quello che ti viene, che sai fare. Mordersi è un problema di comportamento, anche qua dipende, è un problema di comportamento se uno si crea una lesione, però ho visto dei ragazzini molto tattici, diciamo, mordersi senza farsi male e neanche senza crearsi il callo, quindi anche lì bisogna vedere, no? Qualche volta tendiamo a intervenire su certi comportamenti subito perché ci spaventano, ma se lasciamo un attimino e osserviamo cosa fa la persona, in realtà vediamo che è via di questo passo, sfarfallare, l'ecolalia, non so, ne potete mettere una serie, urlare è un problema di comportamento, però non è pericoloso, per cui insomma finché uno urla, a me ogni tanto dico vabbè, urla, ma tanto se non ti fai male al limite resti senza voce, speriamo che ti succeda presto, così abbassiamo la tensione e va bene, però in realtà per esempio urlare o dire parolacce dà fastidio, è socialmente inaccettabile, ma non è pericoloso. Pazienza, nel senso, mi puoi anche dire delle parolacce orrende, ma insomma, no, non è che metti in crisi veramente me stessa, vedo che tu stai veramente male, no? Perché, quindi bisogna stare molto attenti a questi aspetti. L'altra cosa, il secondo passo che bisogna fare assolutamente, guardate che in questo libro qua sono segnate anche queste cose e avete un sacco di tabelle, io ho messo qualche tabella, qualche tipo di proposta, di schema, eccetera, però vi consiglio di leggere attentamente perché in questo manuale ci sono tante strategie e tante anche tabelle. Io non credo che esista la tabella perfetta, penso che ognuno di noi deve farsi le sue tabelle sulla base dei suoi... del suo stile, il suo modo, eccetera. Una cosa importantissima è fare quella che noi chiamiamo analisi funzionale del comportamento. Che cos'è del comportamento problema? Che cos'è l'analisi funzionale? L'analisi funzionale è quella dimensione per cui tu ti chiedi il perché quella persona mette in atto quel comportamento, cosa soddisfa, cioè qual è che beneficio le viene? Perché mette in atto quella cosa lì? Ok? Più sappiamo, più informazioni abbiamo sui motivi per cui una persona mette in atto determinati comportamenti di problema, più abbiamo strumenti per intervenire. Guardate che anche definire che non c'è nessun motivo che sta male basta. Perché è vero che c'è una quota abbastanza rilevante di problemi di comportamento che emergono perché una persona sta male. Per esempio, ho visto ragazzini iniziare ad andare a mettere in atto comportamenti problema di agitazione psicomotoria, di distrazione, legati alla distrazione, quindi non riuscire più a stare seduti, alzarsi continuamente, muoversi, muovere le mani continuamente, così, che erano preparatori, che poi a un certo punto si è capito che erano più preparatori di crisi epilettiche o di altri problemi più di tipo clinico, no? Allora, questa dimensione qua esiste perché esistono dei problemi di comportamento che nascono da un malessere che non riusciamo a vedere, che non è prevedibile. Recentemente un ragazzino che seguo ha avuto due crisi epilettiche belle massicce e era un po' che si vedeva che erano aumentate le stereotipie, però non è che uno può prevedere che verrà la crisi epilettica il giorno, l'ora, il minuto e dire ok, siamo pronti. Non puoi farlo, e comunque anche se potessimo farlo, cosa facciamo? Lo lasciamo a casa? Cioè non è irrilevante, perché se anche non viene più a scuola, la scuola non avrà il problema, il centro che frequenta, in questo caso è un ragazzo grande che è in un centro diurno, ma il centro che frequenta non avrà il problema, ma il problema ce l'avranno a casa, quindi di base anche se lo lasci a casa semplicemente sposti
il luogo dove si concentra il problema, e quindi ti devi domandare se c'è un senso a mettere tutto poi a casa, perché poi quando le famiglie esplodono, se esplode la scuola succedono delle cose, se esplode un centro dedicato succedono delle cose che in genere sono che l'essere un'istituzione ti aiuta a contenere, se esplode la famiglia si disgrega, nel senso che i ragazzini vanno in comunità, vanno nei centri psichiatrici, non c'è un'altra soluzione. Quindi noi abbiamo un grosso dovere di tutela delle famiglie da questo punto di vista, per cui è molto importante andare a capire qual è lo scopo, cosa serve quel comportamento problema, cosa gli porta, è sintomo di che cosa. In questo io trovo che un po' di formazione comportamentale aiuti molto, perché una dimensione, guardate, io ho una formazione sia comportamentale che psicanalitica, quindi mi sento che viaggio in mezzo e attingo un po' di qua, un po' di là, con un po' di cognizione di causa. Una dimensione solo di andare a vedere la relazione, interpretare perché a casa succede, a scuola è successo, al centro è successo, eccetera, aiuta poco, perché in realtà dopo tanto tu ce l'hai lì, e soprattutto per chi di voi ha i ragazzi nella scuola dell'obbligo, potete fare niente, mica li potete mandare via, non ce n'è, siete genitori non potete mandarli via, cioè li tenete a casa, non è che, cioè i genitori se li tengono a casa, la scuola se li tiene a scuola, e i centri dedicati se li tengono nei centri dedicati, non c'è una possibilità perché non abbiamo un altro posto dove mandarli, quindi, e in realtà spesso non vogliamo neanche mandarli via perché ci rendiamo conto che è giusto, è il nostro lavoro, abbiamo scelto di fare questo lavoro, se no possiamo andare a farne un altro. Cioè, se io non volessi essere esposta a prendere qualche calcio e ogni tanto qualche morso, insomma, dovrei andare a lavorare in altri posti, non so. Dopodiché sarei esposta, stamattina ero in banca e pensavo, proprio pensando alla lezione, pensavo, qui saranno meno esposti, detto questo, se entra un rapinatore, se lavori in banca puoi essere esposta a una rapina. Non è che nessun lavoratore della banca dice, speriamo che ci sia la rapina, no. Ecco, è chiaro che non vorremmo, però dobbiamo mettere in conto, no? Capite? Mettere in conto ci mette un po' al riparo, perché ci fa iniziare a capire che, ok, dobbiamo considerare, lavoriamo in una situazione dove quanta incidenza e possibilità di avere problemi di comportamento c'è. Se andate a lavorare in un centro diurno per persone disabili adulte, diciamo che bisogna mettere in conto di portare a casa qualche cicatrice. Perché i due ragazzi che avete visto, voi capite bene che se tirano un calcio a me, mi spaccano una gamba, nel senso, non c'è una possibilità alternativa. E quindi ti rendi conto che devi metterti in una certa posizione. Allora, attenzione a identificare lo scopo. Il comportamentismo è fortissimo in questo, perché ci aiuta a isolare il comportamento, vedere l'azione e identificare lo scopo. Poi possiamo fare un ragionamento più, diciamo, relazionale, sistemico, ampio, e cercare di capire qual è il contesto generale, ma quando poi siamo lì col ragazzino che morde, oppure che sfarfalla invece di scrivere, o che urla, o che ci tira dietro una fraccata di parolacce che tu magari nemmeno sapevi l'esistenza, ok, ci dobbiamo fermare e dire, ok, cosa fa? Mi dice parole che non sono neanche, capisco che sono brutte, ma non so neanche benissimo cosa vogliano dire, ok. Cosa gli serve? Perché lo fa? Cosa sta portando a casa? Qual è lo scopo di questa cosa? Cosa mi sta dicendo al di là di insultarmi a piene mani? Io non sono al suo livello, quindi non è che mi metto lì e gli rispondo con le parolacce, ma nemmeno mi offendo. Nel senso che dobbiamo entrare in una dimensione e chiederci, ma cosa succede? In generale, lo scopo di un comportamento problematico sono questi, poi non è che si va tanto lontani. È un modo per allontanarsi da una situazione che viene vissuta come avversiva. Non è detto che lo sia, non è detto che noi la percepiamo avversiva, ma se la persona percepisce che quella situazione è negativa, probabilmente metterà un problema di comportamento. Ok?
Spesso i problemi di comportamento vengono messi in atto per poter accedere a qualcosa che è molto desiderato. Quindi voglio quella cosa lì, non riesco a ottenerla o non so come ottenerla, non riesco a ottenerla perché so che non me la vogliono dare, oppure non riesco a chiederla, non sono capace di chiederla, e quindi metto in atto un problema di comportamento mirato a ottenere quella cosa lì. Spesso dietro un problema di comportamento c'è tanta richiesta di attenzione. E quindi anche questa è una dimensione che va curata, perché dietro una richiesta di attenzione, in qualche modo, quando dietro un problema di comportamento c'è una richiesta di attenzione, c'è anche una richiesta di stare in relazione. Quindi il comportamento problema spesso è un comportamento che ha un alto valore relazionale, giocato nel modo peggiore possibile. Quindi è un peccato, perché noi vorremmo invece trasformare quella dimensione in una cosa positiva, perché il ragazzino che in qualche modo ti attacca, guardate, anche quando ti dicono le parolacce, in realtà potrebbe essere profondamente in relazione, e rispondere allontanandoli non è detto che sia la cosa migliore. E poi spesso, in generale, sono segnalazioni di un malessere, perché è difficile che i comportamenti problema importanti siano legati a situazioni positive, a meno che non sia l'accesso a qualcosa di desiderato, ma insomma sono in genere una manifestazione di malessere, e con una certa frequenza sono segnalazioni di un malessere che non è psicologico ma è fisico, che magari proprio non si vede. Una cosa molto interessante che ho letto, adesso non mi ricorderò mai le pagine, ma c'è un punto nel libro dove viene specificato molto bene che il problema di comportamento generalmente non è una scelta di autodeterminazione reale della persona. È chiaro che se noi abbiamo una persona con disabilità intellettiva, insomma, più hanno disabilità intellettiva i ragazzi, più tu sai che non è una loro scelta, no? È chiaro che più sono in gamba, più sono intelligenti, più pensi che c'è un problema di autodeterminazione. Il problema è che se non si autocontrollano, vuol dire che è mancato qualcosa da qualche parte, che dobbiamo trovare una strada per dargli quello strumento di autodeterminazione, per scegliere veramente che tipo di reazione mettere in atto. Cioè, una persona che si disregola per un problema di frustrazione, evidentemente non ha maturato strumenti di autocontrollo. Quindi catalogare il problema di comportamento come una scelta, più sono piccoli i ragazzini, più è sbagliato, perché dovremmo chiederci in realtà cosa dargli, perché maturino quell'autocontrollo sufficiente per gestirsi in maniera diversa. E questa è una responsabilità che ha ogni singolo educatore per sé. Cioè, chiunque si occupi di educazione di un ragazzo, di una ragazza, di un bambino, qualsiasi problema abbia quella persona, si deve chiedere quali strumenti gli sta dando. E io ribadisco sempre che il contesto generale è relativamente importante, nel senso che è ovvio che se uno nasce in una famiglia di un certo tipo e va in una scuola di un certo tipo, in un contesto sociale di un certo tipo, se il tipo è buono, sta su, ma non è detto, perché diciamo che abbiamo visto alcuni casi di persone che pur essendo in situazioni sociali estremamente generali molto positive, hanno tirato fuori delle cose molto pesanti. Nello stesso tempo, se la situazione sociale, la famiglia, eccetera, fossero veramente determinanti, tutti quei preti che l'avevano, Don Pino Puglisi a Palermo, non ci sarebbe. È un prete che ha messo in piedi una realtà di agganciato ragazzini di un quartiere di Palermo, probabilmente qualcuno di voi ne avrà sentito anche parlare, è un quartiere di Palermo veramente, ma veramente in condizioni disumane, e ha una parrocchia dove vanno un sacco di ragazzini, fanno tantissime cose, tira fuori dalla strada dei ragazzini che se fosse vero che dipende tutto dalla famiglia, quei ragazzini non sarebbero lì. È pieno così di ragazzi che vanno lì, di ragazzi universitari che vanno lì a fare il tirocinio, il servizio civile, eccetera, fanno un lavoro egregio, sono veramente avanti,
se fosse vero che la famiglia è determinante in assoluto, non sarebbero decenni, sono almeno 20 anni che sono lì, penso io. Quindi è molto importante che ognuno si prenda la responsabilità del proprio pezzo educativo. In particolare lo dico quando si ha a che fare con ragazzini che hanno magari anche problematiche specifiche come l'autismo, la disabilità intellettiva, eccetera, dove a maggior ragione tu sai che il tuo pezzo è il tuo pezzo e devi farlo comunque bene. Quindi è molto importante che voi ricorriate all'analisi del funzionamento, a capire lo scopo del comportamento, perché se non capite lo scopo del comportamento non potete fare prevenzione. Non potete segnalare, per esempio, segnalare a un neuropsichiatra un ragazzino pensando che ha una sofferenza fisica è importante, perché se non stanno bene, alcuni ragazzini non lo riescono a dire, se non stanno bene bisognerà fare delle indagini. Per esempio nell'autismo tantissime persone con l'autismo non sono in grado di far capire se provano un malessere e dove lo provano. Potrebbero non toccarsi mai la testa se hanno mal di testa, ma magari sfarfallano o saltellano o sbattono o iniziano a battere gli oggetti. La cosa importante, è difficile che una persona, cioè gli esseri umani sono esseri complessi, dietro un comportamento in genere non c'è mai un'unica spiegazione di nessuno, ok? Quindi noi è importantissimo vederle tutte e iniziare a dire ok, chiede attenzione, non sta bene per cui chiede attenzione, oppure sta cercando di non fare lezione, di non fare questo lavoro che voglio che faccia perché non gli piace e quindi fa delle cose per evitarlo. Bisogna vederle tutte, qualche volta bisogna proprio isolarle una per una, tenerle tutte insieme, cioè l'idea di spezzettare e vederle ci aiuta, isolarle ci aiuta a dire allora su questo posso fare questo, su questo pezzettino posso fare quello. Non so, io ho in mente un ragazzino che l'abbiamo visto fare saltellare e a un certo punto, andando a fare un'analisi di cosa succedeva quando lui saltellava, ci siamo resi conto che a seconda delle situazioni il saltello poteva avere dei significati completamente diversi. Lui fa sempre quel comportamento lì, però alle volte è proprio uno sfogo, è una stereotipia, e quindi la domanda è: se una stereotipia gli serve per sfogare l'emozione, ok, glielo posso lasciar fare? Anche qua guardate, dipende, perché se lo fa e è al primo piano e sotto c'è un'altra classe dove magari c'è un altro ragazzino autistico che tutte le volte che lui saltella prende a pugno il compagno di fianco, è un problema. Se al pian terreno sotto c'è solo la cantina, ok. Se saltellando muove le mani e magari fa male a un e può far male a un compagno, è un conto. Se saltella per i fatti suoi in corridoio, possiamo anche lasciarlo saltellare. Insomma, capite che bisogna. Poi questo ragazzino saltellava sia quando era in sovraeccitazione, quindi inventava una stereotipia, ma saltellava anche tanto quando non voleva fare un compito, quando non voleva stare su. Allora iniziava a saltellare, ciao, che recuperarlo e farlo star seduto non era possibile. Quindi bisogna lavorare molto su questi aspetti e non aver paura di segmentare, senza perdere di vista l'unicità della persona. Però un valore del comportamentismo è proprio questo segmentare e andare a vedere nel piccolo. Un problema del comportamentismo è se non siamo capaci poi di riunire. E mi permetto di dire che approcci più relazionali hanno esattamente il problema opposto. Sono magari più approcci che ti fanno vedere l'insieme, però non vanno a toccare il problema singolo. Per cui, per esempio, spesso supervisioni troppo relazionali lasciano gli operatori come gli insegnanti, gli educatori, cioè le persone che poi lavorano a stretto contatto con i ragazzi, con la sensazione di non avere strumenti. Chi ha delle supervisioni un po' troppo comportamentali, alle volte ha la sensazione che si perda di vista poi l'unicità. Quindi bisogna essere un po' capaci di mettere insieme questi aspetti. Però un valore importante dell'analisi del comportamento è che vai a vedere il comportamento e
lo isoli e cerchi di capire qual è la sua funzione, e se ne ha più di una vuol dire che quello stesso comportamento in momenti diversi ha funzioni diverse. Se lo sai e capisci dove sta andando a parare, a seconda di quello che capisci ti muovi e fai delle cose. In un certo senso mi viene da dire che il comportamento problema è un po' la voce alta dei nostri ragazzi, no? È un po' il modo che hanno per richiamarci e dirci: ho bisogno, qui non ce la faccio da solo, ho bisogno d'aiuto. Quindi vi dico, ragionate sul valore anche relazionale dei problemi di comportamento, perché alle volte veramente c'è un'intensa ricerca dell'attenzione dell'adulto, e quindi quella, se c'è quella dimensione lì, io credo che possiamo cercare, dovremmo lavorare tanto per girarla in modo positivo, perché sono molto peggio quelli che proprio se ne fregano, Cioè io penso che di tutte le situazioni problematiche, i ragazzini che non ti considerano, che sono totalmente impermeabili, che non mostrano niente nei confronti di un adulto, vuol dire che proprio non sono nello scambio. Quei ragazzini lì sono molto più problematici, perché è molto più difficile agganciarli. Mentre quelli che comunque sono lì, lì sono. Quindi abbiamo di che sporcarci le mani. Allora, ABC. Probabilmente molti di voi avranno già visto questa dimensione, la conosceranno già, vi assicuro che io ritengo che resti lo strumento migliore per farsi un'idea dei problemi di comportamento, perché noi dovremmo lavorare per identificare il comportamento, chiederci cosa succede prima, cioè quali sono gli antecedenti, quindi andare a vedere se ci sono antecedenti, e chiederci cosa succede dopo. Quando si fa bene questo lavoro, i problemi di comportamento iniziano a decrementare. E su questo io sono dell'avviso che voi avete un piano a disposizione, ma secondo me ognuno di voi dovrebbe sempre, cioè quando pensa che una persona sta iniziando a mettere in atto un problema di comportamento, ogni operatore, anche da solo, dovrebbe iniziare a raccogliere informazioni. Quindi il primo compito è: osservo il comportamento e decido qual è quello che non mi va, perché non possiamo intervenire su tutto, perché poi abbiamo anche tutto il resto da fare, non possiamo intervenire su tutto, quindi bisogna isolare i comportamenti e scegliere quelli che ci sembrano più importanti da una parte, ma anche quelli, vi consiglio di scegliere i comportamenti che secondo voi su cui secondo voi avete più margine di riuscita nella soluzione. Perché? Perché se iniziamo a togliere di mezzo i comportamenti meno importanti, intanto creiamo delle condizioni positività. Noi ci rinfranchiamo un po'. E in più il ragazzino starà meglio e sarà più facile dirgli bravo. Quindi io vi consiglio di iniziare da quelli meno pregnanti, perché tanto quelli pregnanti in genere uno fa quel che può con gli strumenti che ha, quelli molto, molto importanti. Ma iniziamo a lavorare su quelli più facili, risolviamoli, togliamoli di mezzo. Perché questo crea buona relazione. Questo crea possibilità di dirgli bravo, questo crea soddisfazione sulla riuscita del proprio intervento. E noi ci abbiamo bisogno, perché chi lavora a stretto contatto, scusate, dico noi perché io faccio tantissima clinica diretta, quindi io sono sovraesposta stabilmente a queste cose. Tutte le volte che ho un ragazzino, cioè l'altro giorno quando la mamma mi ha detto se lui mi ha segnalato questo discorso del mordere, io ho fatto una serie di cose. Quando ho visto che lui un certo tipo di materiale gli dava fastidio, gliel'ho organizzato in modo, ho cercato di quello che mi sembrava proprio gli potesse dar fastidio, l'ho eliminato, mi sono riservato un altro momento per ragionare, per provare a farglielo fare, e poi ho strutturato in modo molto preciso alcune cose per vedere se, per non creargli mai la frustrazione di non capire cosa volevo. E un'altra cosa che per esempio ho fatto è stata quel momento fargli fare il compito senza correggerlo, per evitare la frustrazione della correzione. Era una valutazione, volevo vedere cosa sapeva fare, quindi in quel caso me lo potevo permettere.
Diciamo che se la mamma mi avesse detto che il massimo di problema di comportamento che poteva fare era sbattere i piedi per terra, un po' di frustrazione forse gliel'avrei anche lasciata vivere, no? Ok, quindi bisogna un po' scegliere. Allora, isolate i problemi di comportamento, scegliete quelli su cui avete possibilità di soluzione, perché così vi create maggiori spazi di collaborazione. E lavorate molto su cosa succede prima, perché, scusate, non mi ricordo, ok, perché noi poi possiamo scegliere se lavoriamo sull'antecedente, stiamo lavorando sulla prevenzione, possiamo lavorare sulla conseguenza, quindi possiamo scegliere come fare, se vogliamo dare un messaggio, diciamo, punitivo, o se vogliamo dare un messaggio di rinforzo di altre cose per fare in modo che i comportamenti che non vogliamo vadano in giù. Insomma, possiamo scegliere, possiamo anche scegliere di insegnare comportamenti nuovi, possiamo scegliere di insegnare strategie diverse, possiamo scegliere di provare a contenere alcuni, di insegnare un altro modo di fare quella stessa cosa. Cioè, ovviamente, ieri sera ho visto un ragazzo che conosco da quando era piccolino, adesso pesa tipo, peserà 160 kg, fate i vostri conti, è molto simpatico, è enorme, e quando viene, io penso sempre che dovrebbe venire un giorno sì o no, così io mi sento magra, perché di fianco a lui, chiunque, un fuscellino. Però vi assicuro che quando tira una manata ti lancia dall'altra parte. Allora, se abbiamo un problema di comportamento, la cosa che dobbiamo fare è metterci lì insieme e iniziare a fare un po' di problem solving, un po' di brainstorming sul comportamento e sulle varie possibilità, e poi iniziare a identificare un percorso. Per questo vi dico, io ritengo che qualsiasi operatore, l'insegnante, l'educatore, l'OS, il genitore, vabbè, è una situazione un po' particolare, però chiunque si occupi dell'educazione di una persona, ce l'abbia lì e decida che mette in atto un problema di comportamento, dovrebbe comunque iniziare a raccogliere informazioni. Cioè, se io ritengo che gli operatori che collaborano con me, io gli dico sempre: non aspettate che ci vediamo. Perché se tu mi chiami e mi dici: Raffaella sta facendo un disastro, vieni, io non potrò venire domani. Difficile. Pronto soccorso è solo ospedaliero. Ma guardate che questo è un grossissimo problema. Anche da un punto di vista delle crisi comportamentali, il pronto soccorso è solo pronto soccorso. Non esistono servizi di pronto soccorso. La neuropsichiatria infantile non è un servizio di pronto soccorso. L'ambulatorio autismo adulti che coordino io non è un servizio di pronto soccorso. Cioè, no, no, io, è difficilissimo che io dall'oggi col domani possa venire. Se mi avessero chiamato oggi alle 11 dicendo c'è un ragazzino che sta male, io gli avrei detto non posso venire perché alle 11.45 ho il treno per Bologna, potevo mollarvi qua in tronco perché c'era un ragazzino che stava male, doveva succedere una roba veramente gravissima. Ma veramente, cioè, doveva essere una roba che praticamente rasentava la morte. Perché se no non posso dire no, non chiamo, no, scusate, non vengo, rimandiamo la formazione. Avreste detto che era logico? No. Questo succede dappertutto. Non esiste la neuropsichiatria infantile che può mettersi sul pronto soccorso. Non ce la fanno, perché avranno, se hanno, hanno le liste d'attesa che non finiscono più, quindi sono tutto presissimi in questa cosa qua. Quindi qualsiasi, non ha senso dire ah, forse ha un problema di comportamento, chiamiamo la psicologa. Cioè, ha senso, ma non se in mezzo non fai delle cose. Quindi la prima cosa che dovete, le due, fate partire almeno le cose contemporaneamente, chiamate, ma nel frattempo iniziate a definire il comportamento e a fare un'azione comportamentale che, quando la diciamo, si raggrizza un po' la schiena, che è la misurazione, cioè raccogliete informazioni. Quante volte capita? Con quale frequenza? Quante volte si ripete durante la settimana? Durante la giornata? Durante l'ora? Perché capite bene che se gli insegnanti arrivassero con queste osservazioni già fatte, saremmo tutti a metà dell'opera.
perché alle volte vi renderete conto anche da, se iniziate a misurare la frequenza dei comportamenti, vi renderete conto anche voi che se un ragazzino mi sputa, ok, io di sicuro non sono felice, mi girano le scatole e inizio a pensare, problema di comportamento, sì, che è schifoso, più grande è, più schifoso è. Però se non succede mai più, basta, cioè se dopo 2 settimane non è più successo, boh, va bene, ho capito che se si vuole può sputare bene, ma non vado dal medico a dirgli, o dal mio supervisore, non vado al mio supervisore e gli dico mi ha sputato, sì, magari glielo racconto, però quante volte è successo? Una, vabbè, pazienza. Non è piacevole, ma anche pazienza. Se inizia a sputarmi tutti i giorni, inizia a diventare una cosa un po' più impegnativa. Se mi sputa ogni mezz'ora, diventa un problema. Non credo che mi devo mettere lo scafandro, capite? Allora, questo è un po' il concetto della misurazione. Vi mette nelle condizioni immediate, anche senza aver sentito uno specialista, di dire, ok, è una frequenza tale che devo occuparmene, oppure, vabbè, pazienza, ho capito che sa sputare, bon, fine della trasmissione. Guardate che questo vale per le parolacce, ma vale anche per azioni più fisicamente più importanti. Quindi io ragiono molto nel termini di, e dico sempre, avvisatemi se ci sono dei problemi di comportamenti, se c'è bisogno fissiamo appuntamenti prima di quelli magari previsti. Diciamo che io tendenzialmente cerco di mettere gli appuntamenti in modo che ogni 3-4 mesi mi vedo con gli insegnanti, perché in genere, insomma, in 3-4 mesi diciamo che se succede qualcosa abbiamo già un appuntamento fissato e quindi abbiamo già margine. Ma se ci siamo visti da un mese e la cosa esplode e va bene ed è necessario, magari mi ci vuole un po' di giorni per riuscire a organizzarmi a vederli, quindi intanto raccogliete informazioni, quante volte succede, cosa fa, con chi lo fa, sono tutte informazioni importantissime, perché a un certo punto ti fai un'idea. Una volta che si è misurato il comportamento e si decide che è giusto intervenire, allora bisogna scegliere una strategia. E guardate, qua c'è una grande diatriba. Tutti devono fare la stessa cosa. A voi pare possibile? Io penso che sia un tipo di proposta stereotipata senza senso. Perché io non sono la mamma, non sono nemmeno la mia collega. Io ho una tolleranza, per esempio, del dolore di un certo tipo. Per cui io sono un ragazzino... Entro certi limiti, se un ragazzino mi pizzica, io tendenzialmente ho imparato delle strategie che metto in atto. Io per definizione, se uno inizia a pizzicarmi il braccio, lascio il braccio peso morto, perché Gandhi ci ha insegnato una cosa fondamentale, che se voi lasciate il corpo a peso morto è difficilissimo da tenere su. Quindi se uno che pizzica riesce a pizzicare perché voi tenete il braccio, se lo lasciate cadere lui non riesce a tenervi solo col pizzico, quindi deve staccarsi, eccetera. Strategie, però intanto che ti pizzica ti fa male, quindi per lasciare il braccio a peso morto devi poter tollerare quella cosa. Allora, io ce la faccio, ci sono colleghi che mi dicono non ce la faccio a fare questa, mi fa troppo male, e quindi è giusto, perché se ti fa troppo male è chiaro che devi reagire, no? Quindi bisogna scegliere una strategia, quella scelta lì non può essere univoca, perché uno può avere paura di una cosa, l'altro no, uno può trovarsi bene a fare una cosa, un altro no, uno può crederci, un altro no, ma io credo che bisogna condividere l'idea di intervenire e poi ognuno deve fare il suo intervento e portarlo avanti. Quindi metterlo in pratica è in genere la parte più problematica. Io credo che molte delle cose che vi sto dicendo, sono qua, conosco alcuni di voi che queste cose le hanno sentite dire, ridire, ridire. La domanda che posso fare a ognuno, tutti quelli fra voi che hanno già sentito queste cose, è: quante volte siete riusciti a metterle in pratica? Quante volte vi siete sentiti intorno a un mondo che vi sosteneva nel farlo? Guardate che questa è la strada che c'è qua, che c'è nel libro dell'ufficio scolastico, ed è la strada che chiunque si occupi di problemi di comportamento percorre. Il grosso problema è tenere la rete, ma anche dentro la propria struttura.
E poi bisogna sempre un po' verificare. Uno dei momenti, delle cose più interessanti che ho letto in questo libro è tutta la, come, non mi ricordo come l'ha chiamato la Roda, debriefing, l'ha chiamato così? Non mi ricordo più. Insomma, tutta la parte di chiusura della procedura. Cioè quando il comportamento si è in qualche modo risolto, con la morte generalmente dell'insegnante, e quindi cioè quando l'insegnante è morto, diciamo che ci facciamo un incontro e ci diciamo va bene, primo step superato. Nel senso, no, è interessante perché è un pezzo che ci dimentichiamo, cioè chiudere, verificare, capire dove abbiamo funzionato e dove no. Diciamo, se muore l'insegnante non abbiamo funzionato benissimo, dovremmo farci qualche domanda. Però adesso, al di là delle battute, è ovvio che c'è un momento in cui dovremmo chiudere e dire ok, ce l'abbiamo fatta, sì no? Si è contenuto, sì no? Se sì, essere contenti e condividere che ce l'abbiamo fatta, se no, fermarci e ricominciare dall'inizio. E ricominciare a pensare, valutiamo, eccetera. Questa parte è una parte che io metto solo come parola verifica, io vi consiglio di leggere tutta questa dimensione. C'è una dimensione di coinvolgimento qui, in questo libro, c'è veramente molto interessante, tutta una dimensione di chiusura del processo di lavoro sul problema di comportamento che mi è piaciuta molto in termini di condivisione con gli altri insegnanti e condivisione con i compagni di classe. Molto interessante, che fanno pochissimi nella scuola, anzi oserei dire praticamente nessuno. Sono consapevole che è proposto da pochissimi operatori, perché di base se un insegnante mi dice non c'è, siamo riusciti a gestire il problema di comportamento, io stessa faccio fatica a dirgli ne avete parlato con gli altri compagni, avete dato un senso a tutta questa cosa, perché siamo troppo carichi e quindi facciamo fatica. Ma quello che c'è scritto qua, secondo me dal vostro punto di vista è preziosissimo, perché chiudere il percorso di valutazione e dirsi abbiamo ottenuto questo, abbiamo ottenuto quello, consente di, anche qua, di chiudere un pezzo e andare avanti. Una delle cose peggiori che può succedere nella gestione dei problemi di comportamento è rimanere nell'idea che non si risolvono mai. Quindi ti carichi di uno, ti sembra di non gestirlo, allora ti carichi di un altro e allora ne hai due e poi tre e il ragazzino diventa un mostro. Perché? Ti diventa quello che quando dice agli insegnanti ma c'è qualcosa su cui potete dirgli bravo, ti guardano come dire, eh no. Ecco, io penso che non dovreste essere, sviluppare delle vostre competenze professionali e non arrivare mai lì. Non dovreste mai permettere a voi stessi di arrivare in una situazione in cui dite non fa niente di buono. E questo bisogna che proprio bloccate questo percorso molto, ma molto prima di arrivare lì. Bisogna sempre cercare la cosa positiva, una cosa minima ma che la faccia, perché se no non avete nessun aggancio, anche vostro, psicologico, di agganciare sto ragazzino. Vabbè, questo... Ovviamente da un punto di vista comportamentale noi andiamo a definire comportamenti che siano chiari, non comunica adeguatamente, non si agita, ma non sa chiedere aiuto, ma saltella, si alza e cammina avanti e indietro in classe, sta seduto un secondo, tamburella col dito sul tavolo e fa rumore, dice questa parolaccia in modo provocatorio, cioè comportamenti concreti, circoscritti, perché non possiamo intervenire sullo scibile e non si può intervenire, cioè quando leggo cose tipo bisogna lavorare sulle emozioni, vabbè, ok, ma un campo vagamente ampio, iniziamo a definire, definiamo un pochino meglio e andiamo a cercare quelle che ci servono, diciamo che magari alcune non sono così utili. Da un punto di vista comportamentale lo sforzo dovrebbe sempre essere quello di concretizzare il comportamento, no? Quindi metterlo giù. Alle volte vedo colleghi e insegnanti o terapisti che non so, si vergognano, mi dicono dice delle parolacce irripetibili. Vabbè, nel senso va bene, ma me la devi solo dire, non è che devi...
insomma, vabbè, posso capire se uno mi dice la bestemmia, ok, però alle volte, anche perché la parolaccia irripetibile dipende da ognuno di noi. Per cui ci sono dei colleghi che o degli insegnanti che si indispettiscono per parole che francamente a me fanno solo un po' ridere, o viceversa, magari ce ne sono alcune che veramente sono un po' pesanti, no? Allora, lo dico sulle parolacce perché succede, è molto divertente vedere come ci si imbarazza a ripetere la parolaccia come se la stessimo dicendo noi in tono offensivo all'altro, ma no, stiamo ripetendo, cioè stiamo cercando di considerare cosa sta dicendo e quanto quella cosa veramente abbia un senso da un punto di vista reale dell'offesa. Dovrebbe, quindi bisogna identificarlo, definirlo, e poi, perché solo così possiamo verificare che il comportamento, cioè possiamo anche misurarlo. Quindi va bene, io vi propongo questo tipo di schematizzazione, ma guardate, qui ne avete una serie molto interessanti. Non so, questo piano cioè, nel senso, devono seguirlo? Okay. Anche questo è comunque un'indicazione, scusate, chiedo perché non lo so, però qui ci sono tanti schemi. Come il tipo, dal mio punto di vista, la tipologia di schema non può essere un'imposizione, perché come ognuno di noi raccoglie informazioni, prepara i propri schemi, decide di raccogliere, eccetera, io credo che debba essere una scelta personale perché risponde alla propria mentalità. Però dovreste sempre raccogliere informazioni non soltanto nella vostra mente e non soltanto così a casaccio, cioè così, non a casaccio, sbagliata la parola, e non solo in modo così un po' estemporaneo, perché se chiedete aiuto a qualcuno, se chiedete aiuto ai terapeuti che seguono i ragazzini, se chiedete aiuto a un supervisore, se andate all'ufficio, allo sportello autismo dell'ufficio scolastico di Bologna, per favore fatelo e massacrateli, visto che non mi hanno detto questa cosa, ma a parte questa rivalsa, cioè andateci con delle informazioni precise, perché quando arrivano colleghi che ti dicono ragazzino fa fatica, qui è successo questo e questo, una persona come me, per esempio, può entrare direttamente nel vivo del problema. Capite che è molto diverso se uno arriva e mi dice ma ha sputato. Ok, capisco che ti dà fastidio, umanamente capisco che ti dà fastidio, ma se quante volte è successo, cosa è successo, cioè inquadrami la questione, allora veramente posso partecipare, se no devo dirti inizia a fare un'osservazione, eccetera. E quindi generalmente gli insegnanti o gli educatori anche se ne vanno e dicono vabbè, come al solito non risponde. Ma non rispondo perché non ho strumenti, perché se uno mi dice ma ha sputato, non gli posso dire mettergli il cerotto sulla bocca, perché è un tipo di intervento non consigliabile. Ok, quindi è molto importante avere questa dimensione. Non c'è un motivo per non farlo, cioè non dovete essere autorizzati, dovete farlo. Cioè tutti possono farlo, non c'è bisogno di essere autorizzati, non c'è neanche bisogno di essere d'accordo all'interno del team classe. Un insegnante, così come un educatore, può decidere di farlo, anche da solo. Diciamo che è meglio quando una decisione comunque è condivisa, ma se per condividere la decisione devo aspettare 2 settimane che ci sia l'incontro, allora mi viene da dire intanto iniziate a fare queste osservazioni. Guardate, io generalmente faccio moltissime supervisioni in equip di colleghi che lavorano su ragazzini. Una delle cose che faccio sempre è dire all'equip, se potete, se riuscite, mettetevi d'accordo subito lì mentre lavorate, non aspettate di fare l'equip, cioè non aspettate la riunione. Quello lì, se un operatore pensa che quello sia un problema di comportamento, quell'operatore inizia l'osservazione e gli altri, se vogliono, e gli altri sarebbe meglio che la facessero anche loro, così abbiamo più dati. Ma se si crea una tensione all'interno dell'equip, per cui un operatore dice è un problema di comportamento, un altro dice ma non è vero, quello che lo vive come un problema di comportamento che inizi l'osservazione.
Pazienza, non è che dobbiamo viaggiare tutti sempre sulla stessa onda, qualche volta non siamo, spesso non siamo sulla stessa onda, però non significa che uno non possa raccogliere, quindi se l'insegnante di sostegno pensa che un tipo di comportamento sia problematico, anche se tutto il resto del team della classe non è d'accordo, pazienza, l'insegnante di sostegno può iniziare a raccogliere dati. E questo vale per l'educatore, così come vale per l'altro, un insegnante in ruolo, anche gli educatori possono e dovrebbero farlo, perché non c'è un motivo per cui un educatore dentro una scuola non inizia a raccogliere dati o non inizia a farsi una sua osservazione di un problema di comportamento che vede, anche se l'insegnante di sostegno non è d'accordo, pazienza, l'insegnante di sostegno non lo farà, l'educatore lo farà. Se è un problema rilevante, quell'osservazione servirà a tutti, se non è un problema irrilevante avrà dedicato un po' di tempo che poi per verificare che non era un vero problema di comportamento. Va benissimo in ogni caso, quindi è molto importante che ognuno di noi sia libero nel fare queste osservazioni e dovreste farle indipendentemente da quello che pensano gli altri e indipendentemente dalle riunioni. Vi assicuro che avere insegnanti o team di scuole che arrivano e ti dicono un ragazzino dal primo di marzo a oggi ha sputato 15 volte con una media di una volta al giorno, insomma io dico ok, è un problema di comportamento. È molto diverso che trovarsi, perché mi posso dedicare al comportamento e a capire alla soluzione, non a capire l'incidenza. Sono due lavori diversi per me. Quindi un modo per decidere quali sono, soprattutto quando avete ragazzini che ne hanno tanti, è scriverli tutti. E poi, perché io credo che poi ognuno di noi di fronte al proliferare dice aspetta, cerchiamo, e poi perché lì potete scegliere di più, se continui a testare, sì ma fa questo, sì ma fa questo, sì ma fa questo, vedrete quanto diventa faticoso e difficile. Guardate che anche per chi vi deve aiutare, una delle cose che genera più frustrazione negli operatori che non sono a scuola con voi ma che vogliono aiutarvi è sentirsi dire perché si alza e corre avanti e indietro. Ok, ma quando succede? Sì, però poi fa anche questo, va bene, e però poi fa anche questo. E tu a un certo punto dici, va bene, allora dimmeli tutti e poi però ne isoliamo, perché non possiamo prenderli tutti. Cioè a qualche volta questa dimensione di buttare elenchi su elenchi di tutto così ti ammazza, no? Quindi è molto importante che anche voi isoliate, diciate ok, per noi, per me a scuola oggi il problema che veramente mi dà fastidio, quello che non posso, che su cui voglio intervenire è questo qua. E iniziamo a lavorare su questo. Lavorando così ve lo posso dire anche per esperienza diretta, lavorando in questo modo tu a un certo punto impari a vedere i comportamenti e a definirli. Quindi fate un elenco dei comportamenti, tenete un diario come stanno facendo loro, in modo che poi possiate scegliere, anche perché, anche per il singolo insegnante, sapere che una cosa è successa solo durante la sua lezione, ma che non era successa prima, non ne succede dopo, uno si può fare anche una domanda. Per esempio, io qua prima ho scatenato io un problema di comportamento, ok? Però se voi aveste fatto già 200 lezioni e tutti avessero parlato della stessa cosa, io magari avreste dei problemi di comportamento probabilmente che io potrei non sapere. Ok, se voi foste tutti qua solo perché così prendete dei punteggi e non ve ne frega niente dell'argomento, se lo so magari mi regolo sul motivo per cui tendete ad andarvene via. Allora, scriverseli vuol dire anche, cioè avere un diario condiviso aiuta anche a capire perché è possibile che ci siano delle situazioni in cui i ragazzini mettono in atto dei comportamenti problema sempre con la stessa persona. E bisogna stare sempre nella stessa lezione, bisogna stare attenti a non cadere nella trappola di giudicare il collega, ma di cercare di capire cosa sta succedendo e come fare a tirarli fuori da questa situazione. Perché è facile dire vabbè, ma il collega però fa. Vi assicuro che questo è un problema che è grossissimo anche nei centri, perché
io non apprezzo il lavoro di tutti i colleghi e ne apprezzo sempre il lavoro dei colleghi, anche di quelli che mi piacciono. Però se vedo che un ragazzino inizia a mettere in atto un comportamento problematico sempre con una persona, ecco, la persona, che sia brava o no, bisogna comunque sganciarla da quella dimensione lì, perché sennò poi diventa una bomba che esplode su tutti. Quindi, dopo che avete fatto un elenco, che avete raccolto insieme una serie di idee su quali sono i problemi di comportamento che il ragazzino mette in atto, bisognerebbe individuarne uno, due, quelli che secondo voi sono quelli più problematici. Perché solo e cercare di capire qual è il criterio per cui lo scegliete. Un'altra cosa che poi bisogna fare è prepararsi a misurarlo il comportamento, quello che vi dicevo prima, quante volte lo fa, quanto tempo dura, dove lo fa, con chi lo fa. Queste sono tutte dimensioni che poi spetta a chi osserva decidere cosa osservare, perché alle volte è importante osservare con chi lo fa o in quale contesto, so, succede sempre in palestra. Alle volte invece abbiamo dei comportamenti così intensivi che bisogna lavorare invece su quante volte succede. Adesso se non mi ricordo se ce l'ho qua. Sì. Sì. Per esempio, queste sono schede che possono aiutarvi a segnare. Perché vi propongo di utilizzare un qualche tipo di schematizzazione? Perché così avete già un modo per scrivere rapidamente, compilare rapidamente, perché alle volte se compili dopo, cioè non avete tutto questo, non abbiamo tutto questo tempo, anche perché non è un tempo dedicato che io so che tutti i giorni metto 10 minuti a compilare una scheda così, cioè in genere queste schede le tiri fuori quando ti servono. Allora, se voi le avete e avete il vostro modo di raccogliere dati, rapidamente li mettete. Se dovete tutte le volte e preparare la scheda e mettere cose, guardate che anche quelle sono strategie per allontanare il problema e allontanare il pensiero sul problema. Preparate una scheda semplice e usatela, in modo che scrivete, segnate, mettete un trattino, eccetera. E poi la cosa che sarebbe importante è valutare, lavorare bene sull'antecedente e sulla conseguenza. Nel senso, imparare a vedere quello che succede prima vuol dire uscire un po' dal giudizio. Bisogna scrivere dove succede, chi era presente, se è successo qualcosa di particolare, se è stato detto qualcosa di particolare, se si è accesa una luce, se qualche altro ragazzino della classe ha detto qualcosa, se voi avete trattato un argomento che o vi siete distratti su qualcosa, cioè sono tutti antecedenti. Qualche volta ci mettono in discussione. Adesso prima, per esempio, Se stiamo all'esempio che è successo qua, io ho avuto un attimo in cui ho perso l'organizzazione, non ho letto la slide, non avevo in mente la cosa, ho fatto una domanda che ha provocato una disregolazione, ok? Va bene, cioè non l'ho fatto con cattiveria, e anche se l'avessi fatto con cattiveria, comunque ormai l'ho fatto, perciò ragioniamo sull'idea che è successo, e quindi in qualche modo è successo, ok? Perché è possibile anche che ci sentiamo, che magari ci rendiamo conto di aver fatto qualcosa che poi può aver generato. Ok. In genere la specifica del comportamento, se siete bravi a identificare il comportamento, lo scrivete una volta e non c'è bisogno di scriverlo più. E poi un lavoro più difficile è capire qual è la conseguenza, perché dietro la conseguenza spesso c'è il fatto che noi ragioniamo nel dare una giustificazione. Ho alzato la voce, però avevo ragione perché c'era un brusio insopportabile. Ok? Va bene. Di base io ho alzato o non ho alzato la voce? Oh, è intervenuta la collega, se sono alzati tutti quelli della prima fila, un altro ha battuto sul tavolo, cioè qualsiasi sia la conseguenza, anche quello che ho fatto io, non è in discussione se era giusto o se era sbagliato. Questa è un'altra cosa molto importante, quando se lavoriamo su un comportamento problema, noi facciamo quello che se riusciamo a fare in quel momento.
Non c'è niente può toglierci da questa situazione, capite? Cioè io di fronte a un problema di comportamento reagisco per quello che sono, per quello che ho imparato, per come mi sento in quel momento, reagisco e cerco di gestire al meglio. Quando ci riragiono, dopo allora posso fare dei pensieri. Allora il valore di essere qua, potremmo dirci, quanto se, visto che continuano, no? Perché prima mi diceva che i corsi in cui si parla di comportamenti problema sono sempre pieni così, ok? E io so già che se io inizio un corso, soprattutto con degli insegnanti, parlando di come insegnare la comunicazione, nel giro di mezz'ora ci sarà uno che dice sì, però dottoressa, ma quando picchia, cosa faccio? Ok, infatti ormai ho imparato che parto dai problemi di comportamento, così mettiamo subito le mani in pasta. Però la realtà dei fatti è che voi domani non sarete più bravi di oggi. E io domani non sarò lì con voi. Domani è sabato, per cui semmai dovreste essere con me in studio. Domani ho una lezione con dei colleghi un po'. E poi sono in studio con i ragazzini. Quindi semmai venite voi domani. Ma lunedì io non so quanti di voi sono a scuola anche dove. Fate lezione anche di sabato? No? Sì? Alcuni sì. Allora, domani o lunedì io non sarò lì con voi quando i vostri ragazzini vi insultano, si alzano, escono dalla classe, tirano il cestino, ho visto il video famoso, oppure saltellano sulle punte, oppure sputano sul quaderno, strappano i fogli, buttano per terra l'astuccio. Cioè io non sarò lì, ok? Quindi serve? La risposta per me è certamente sì. Cioè studiare, formarsi, condividere, farsi supervisionare serve, perché tu poi quando tu sei lì nel momento della gestione della crisi inizi a pensare, allora proviamo a mettere in atto questo, funziona, non funziona, ho sbagliato qui, provo a farlo là, e piano piano maturi strategie. Questo è l'unico modo. Quando prima vi facevo vedere la gru che prende il masso del comportamento problema e lo sposta, non c'è quella cosa lì, perché l'unica gru è che vi prendono il ragazzino e lo portano in un altro posto, ma il problema di comportamento del ragazzino resta assolutamente identico, ok? Saranno altri a essere coinvolti, non voi, ma a molti di noi questo non basta, non ci dà soddisfazione, molti di noi vogliono arrivare al dunque, ok? Quindi ragionare su questi aspetti è veramente molto importante, ed è la conseguenza quello che noi mettiamo in atto, il nostro comportamento dopo che viene messo il comportamento problema del ragazzino, è la reazione che a un certo punto ci fa pensare se stiamo maturando delle competenze nuove o se siamo incastrati lì. Io faccio in un modo, lei fa in un altro, non siamo d'accordo, non riusciamo ad arrivare ad un accordo e quindi la ricaduta evidentemente sarà sull'organizzazione. Quindi a un certo punto uno si deve fermare, perché questo, guardate, io lo vedo tantissimo, cioè nel mio lavoro si vede tantissimo, il mio lavoro come psicologa si vede tantissimo sui genitori. Si accusano a vicenda, tu non fai, tu non dici, ok, usciamo un attimo dall'accusa, dai motivi ancestrali per cui state litigando, entriamo, funziona? Cioè la domanda chiave è, state ottenendo? Perché è a quella domanda che dobbiamo dare la risposta. Quando un insegnante mi dice, deve capire, ok, ma l'ha capito? No, questa strategia che tu stai mettendo in atto, glielo fa capire? Sì o no? Perché se la risposta è no, e mediamente se siamo lì che ne parliamo la risposta è no, se la risposta è no, fermiamoci. Dobbiamo cercare di capire, dobbiamo metterci nell'idea che quella strategia non sta funzionando. Questo, guardate, io lo vedo tantissimo coi genitori, litigano e tu gli dici, ma perché se gli dici, ma scusate, quale delle due funziona? E la mamma magari arrabbiatissima ti dice, quella del papà, ma certo, perché lui... Non è. Ok, allora signora, io generalmente gli dico, allora signora lo lasci fare sempre a lui, lei si tolga, si arrangia il papà. Allora, sì, possiamo riderci sopra e sorridere per sdrammatizzare un po', ma il concetto, guardate, non è sbagliato. E se io continuo a dire a una persona smettila e quella persona non smette, vuol dire che la mia strategia non sta funzionando, punto. Non è buona o cattiva, perché magari a un altro degli smettila funziona. Magari alla stessa persona, su un'altra situazione, in un altro contesto, digli di smetterla ha funzionato.
non so, adesso quanti di voi hanno un figlio adolescente, hanno lavorato con un adolescente, c'è un momento che tu gli devi dire, guarda, di qua non passi, punto. Qualche volta funziona, qualche volta no, quindi siamo noi che dobbiamo dire, ha funzionato, yeah, non ha funzionato, ok, allora cerchiamo, aggiriamo il problema, no? Allora, se però abbiamo condiviso qual è il comportamento e se abbiamo condiviso anche la strategia o anche il fatto di non essere d'accordo, possiamo guardarci in faccia e anche un po' liberamente dirci la tua ha funzionato più della mia o la mia ha funzionato più della tua. Poi a un certo punto è una scelta personale, perché se io vedo che lei riesce a ottenere una cosa che io non ottengo, allora se per puntiglio perché lei mi sta sulle scatole e non la voglio mettere in pratica, è un altro tipo di problema, lo mettiamo da un'altra parte, i miei colleghi psicologi lavoreranno molto bene, scusate, i colleghi psicologi possono lavorare molto bene, però la realtà dei fatti è che c'è un disaccordo e c'è un puntiglio, ma se noi siamo puliti e non siamo troppo dentro la situazione, se la tua strategia funziona meglio della mia, sarei un idiota a non metterla in atto, perché l'educazione è questo, è scegliere anche la strategia che funziona con quella persona in quel momento. Allora, mi verrebbe da dire che dovreste dividere, cioè definire delle strategie diverse a seconda delle giornate, perché evidentemente se questa è osservazione così precisa, il martedì mediamente si risolve, il venerdì no, evidentemente quella strategia non è quella giusta il venerdì, che ci sta, perché non siamo sempre nella stessa condizione. Il primo pensiero che mi viene è il venerdì è molto più stanco, è un pensiero un po' banale, perché penso che tutti qui, non so, qualcuno di voi ha pensato qualcosa di diverso? Ok, tutti abbiamo pensato il venerdì è più stanco, che ci sta, perché dopo una settimana è normale che un ragazzino arrivi stremato. Allora la domanda è, c'è un cambiamento, non è soltanto che non tollera la frustrazione, il cambiamento è, cioè è una situazione diversa, perché il passare dei giorni aumenta la sua stanchezza e lui il venerdì ha meno capacità di autocontrollo, quindi io cambierei il tipo di intervento e ragionerei su un intervento che sia più adatto a quella dimensione di stanchezza. Non saprei dire quale, perché ovviamente non ho abbastanza elementi per dirle faccia questo piuttosto che quello e non è nemmeno questa la sede per farlo, però ragionerei moltissimo, e questo mi dà il modo di dirvi, vedete come una stessa situazione bisogna studiarla sotto tante sfaccettature. L'altra cosa che mi verrebbe da dire è che io inizierei a ragionare su come fare a trovare a evolvere in una direzione in cui non c'è bisogno di avere due persone per gestire il problema di comportamento, perché anche questo è un pezzo del nostro lavoro, però è un secondo step. Però se io ragiono in termini di osservazione, mi verrebbe da dire che differenzierei sulla capacità di tolleranza di questo ragazzino a seconda di quanto tempo è esposto in una situazione, e la domanda che mi farei è: ma come mai vive tutte queste frustrazioni? Cioè la prima cosa che forse dovreste fare è abbassare il livello di frustrazione, perché se io non tollero un certo livello di frustrazione, non è tenendomi lì che io miglioro, è abbassi e poi pian piano ti avvicini a... Cioè arrivare alla consapevolezza è un percorso, non è mai una cosa che te la dico oggi ed è finita lì. Sono sicura che se chiedo quanti di voi sanno, col senno di poi, perché siete, a parte quelli forse più giovani, ma gli altri siete troppo vecchi come me, non è impossibile che vi abbiano fatto la diagnosi, ma ormai diciamo che dovreste avere degli strumenti per sapere che ce l'avevate. Ma se andessimo a vedere, sono sicura che una parte di voi non lo direbbe. Perché? Perché uno non c'ha voglia, uno si vergogna, uno si imbarazza, uno non ha preso consapevolezza, lo sa ma non vuole saperlo, e c'è, normale, no? Sono percorsi questi. Allora, educare è un percorso, non è mai dentro fuori. E quindi mi viene da dare la stessa risposta a voi sul vostro ragazzino che sembra avere un problema di dipendenza, che è lo stesso del ragazzino che il martedì reagisce in un certo modo e il venerdì in un altro. Sono percorsi. La soluzione di un problema di comportamento è sempre un percorso, perché quello che interessa a noi
E più sono ragazzini intelligenti, più possiamo farlo, perché ovviamente quando c'è una disabilità mentale importante è più difficile, ma quello che interessa a noi a un certo punto è mettergli in mano gli strumenti per autocontrollarsi, perché sennò non stiamo facendo il nostro lavoro di educatori, siamo dei gestori di problema di comportamento. Allora prendiamo altre figure professionali e diciamo che diventa come il guardiano. Ok, cioè in carcere dove i guardiani, cioè gli agenti di polizia penitenziaria non fanno un lavoro educativo. Invece noi non siamo dei guardiani, noi siamo degli educatori, cioè noi vogliamo farli crescere, vogliamo accompagnarli e quindi questo diventa fondamentale. Ed è un percorso, poi capisco che può essere un percorso lungo, periglioso, faticoso e se non avete in mente che sia un percorso può essere una grande fatica. Più in questo percorso si crea il famoso l'alleanza con i colleghi innanzitutto, con l'equipe, con i genitori eccetera, però qualche volta non è possibile, eh? Qualche volta i genitori non ce la fanno, qualche volta il neuropsichiatra non è capace, lo psicologo è incompetente, i colleghi sono poco disponibili, cioè nel senso il mondo è vario da questo punto di vista, quindi bisogna saper valutare tutte le potenzialità. Allora certo che la collaborazione con i genitori è necessaria, ma non sempre è possibile. Purtroppo ci sono delle situazioni in cui bisogna prendere atto che quella famiglia in quel momento, quei genitori in quel momento non ce la fanno a fare un certo pezzo e quindi devi ragionare dicendo ok, io me ne occupo lo stesso o no? Cioè io considero, scusate la traslo su un'altra cosa, ma gli insegnanti della scuola primaria sono in grado di insegnare ai ragazzini indipendentemente dal fatto che i genitori sappiano leggere e scrivere o no? La risposta dovrebbe essere sì. Quindi di base se un ragazzino a casa ha due genitori che non sanno né leggere né scrivere, quel ragazzino dovrebbe imparare a leggere e scrivere come tutti gli altri. Sarà facilitato da avere i genitori che non sanno né leggere né scrivere? No, però magari l'insegnante che lo sa ci mette un po' più di attenzione ad aiutarlo perché sa che a casa non c'è la mamma che scrive libri tutto il giorno. La scuola dell'obbligo in Italia vuol dire che tutti i ragazzini, fino ai 14, stavano a scuola dalle 6 alle 8, dalle 4, dalle 5 alle 8 ore al giorno. Okay. Quando scegli di fare un lavoro in cui sai che non puoi lasciare a casa i ragazzini, mai, perché c'è l'obbligo, scegli sì di insegnare la tua materia, ma scegli di fare un lavoro educativo 8 ore al giorno con ragazzini che devono stare a scuola perché c'è un obbligo. Io credo che ognuno di noi quando sceglie di fare un lavoro ha consapevolezza di alcuni limiti. Questo per voi è un margine da cui non potete scappare. La scuola è dell'obbligo, quindi un ragazzino in quarta elementare deve stare a scuola, punto. E quindi che voi non siate, che un professionista dica io non mi sento preparato, è una cosa giusta. Che quel professionista si metta e si chieda alla sua istituzione di dargli supporti, siamo qua proprio per quello. Che quel professionista si prenda la responsabilità di approfondire delle cose anche privatamente, autonomamente, è un'altra scelta individuale, ma non sentirsi preparati non è una scusante, perché ci sono dei limiti nella professione. Io sono quando io scrivo che una persona ha un disturbo dello spettro autistico e metto la mia firma, sono responsabile in termini legali, penali. Okay? Quando ho deciso di fare la psicologa, uno dei motivi per cui volevo fare la psicologa, io sono iniziato come educatrice, quando ho deciso di fare la psicologa mi sono messa a studiare, che avevo già iniziato a lavorare da quasi 8 anni, mi sono messa a studiare e ho fatto anche quel percorso. Perché? Perché volevo diventare autonoma a fare le diagnosi, volevo quel ruolo lì e quindi me lo sono preso, ho studiato e me lo sono portato a casa. Ma non è che se domani mi denunciano perché sbaglio una diagnosi, non è che dico che no, io non voglio, è la mia professione, è un problema mio strutturarmi, nessuno, nessuno
si sostituirà alla vostra esperienza? Nessuno, nessuno. E ognuno di noi deve essere consapevole dei limiti della propria professione. Questo è un limite. Il ragazzino di 4 anni ha una crisi di dipendenza. Loro sono già riusciti a attivare la neuropsichiatria infantile? Sì, ha una diagnosi. Hanno attivato il sostegno? Mi pare di sì. Hanno attivato questo, hanno attivato quello? Ok. Ma c'è un momento che quando ce l'hanno lì che dà fuori di testa, non ci può essere la neuropsichiatra, non ci può essere la psicologa del servizio, perché tutto quello che loro potevano fare in termini di certificazioni eccetera evidentemente è stato fatto, ok? A quel punto lei deve guardarsi in faccia e dire ok, io non solo mi ci metto, lo accompagno e studierò qualcosa delle dipendenze se ha un problema di dipendenza, ma è una scelta, è una cosa che dovete sapere prima. Non potete pensare di insegnare nella scuola, soprattutto quella dell'obbligo, pensando di non incontrare queste situazioni. Detto questo, la collaborazione con gli enti è necessaria, però lei l'ha appena spiegato che l'ha avuta, perché se no non avrebbe avuto, non so se lei è l'insegnante di sostegno. Ok. Va bene, però vuol dire che la collaborazione una volta che è stata chiesta, e se hanno avuto l'insegnante di sostegno, per rispondere alla collega mi viene da dire, hanno avuto la collaborazione dei genitori, perché l'insegnante di sostegno la chiedono i genitori, di sicuro non può, cioè la scuola li avrà sostenuti e loro avranno reagito evidentemente, no? Ma il fatto che il ragazzino poi esploda è lì e sei lì mentre ce l'hai ed è in carico a voi, e questo è una condizio. Però è un percorso, anche la gestione dei comportamenti problema è un percorso, perché io posso cercare di annullare il problema di comportamento, qualche volta ci si riesce, ma la domanda poi che vi deve rimanere è cosa avete fatto e cosa fate per aiutare quel ragazzino o quella ragazzina ad assumere la consapevolezza e a maturare strumenti di autocontrollo. A questa domanda non possiamo eludere, perché questa è una domanda centrale del lavoro educativo. Quindi io posso contenere un problema di comportamento, la strategia è immediata, ti ignoro e tu smetti. Ma poi mi rimane il problema. In questo, invece, è molto più forte un approccio relazionale, perché spesso l'approccio comportamentale si ferma lì. Ti ho ignorato, non lo fai più, siamo a posto. No, perché viene fuori da un'altra parte. Ok, allora un approccio relazionale lì invece ti fa dire un momento, perché l'abbiamo gestito, però devo ragionare su dargli degli strumenti, perché sennò mi verrà fuori di nuovo quella roba lì. E allora quello diventa un altro pezzo del lavoro educativo, che è il lavoro scolastico. Ok? Va bene, ci sono una serie di cose che potete fare. Io volevo... Vi ribadisco che su valutare i risultati ottenuti vi prego caldamente di leggere questo manuale, perché c'è una parte sul lavoro di condivisione con i compagni che io trovo commovente, perché è veramente una cosa che dimentichiamo, perché si risolve la crisi e andiamo avanti. Invece si risolve la crisi, ok, però poi c'è una dimensione di elaborazione comune, di vedere i miglioramenti o di aiutare i compagni a capire perché non ci sono miglioramenti, che è una parte fondamentale del lavoro, eh? E questo non è comportamentismo, questo è un'altra cosa che è molto interessante ed è molto importante. Allora, due parole sul lavoro diretto, poi penso che comunque anche Marco De Caris vi dirà alcune cose. Se lavorate sull'antecedente, questo è un po' per aiutarvi anche a definire, dovete decidere se lavorate sulla prevenzione, si può lavorare anche su tutto contemporaneamente, però bisogna sapere, bisogna distinguere ciò che è preventivo, e quindi, tornando al ragazzino, bisognerebbe farsi una domanda se nella gestione di una dimensione di dipendenza è meglio togliere tutto o dargli poco. La risposta non ce l'ho perché non lo conosco e quindi non so, però diciamo preventivamente ti puoi cercare di capire, cioè mi viene da dire che se avete scelto di non dare mai il gioco al computer a un ragazzino che ha una forma di dipendenza, potete prevedere serenamente che avrà dei comportamenti problema, quindi potete prevedere come gestirli, portarlo fuori dalla classe, andare in giardino,
legarlo alla sedia, no, perché non è il caso, eccetera, no? Adesso scusatemi se, ma per dire che se voi sapete che mettete in atto, guardate, recentemente mi è successo in una scuola, l'insegnante di sostegno ha chiesto alla mamma di non dare a un ragazzino che seguo, lui è un appassionato di Lego e quindi lui vuole portarsi a scuola il come si chiama, quello dove ci sono tutti i pezzi, il catalogo, ok, c'è un catalogo alto così lui di Lego. Allora la mamma non glielo dà. Poi sono andato a un incontro e l'insegnante d'italiano mi ha detto: ah, ma lui arriva sempre di cattivo umore. Certo, a casa cosa succede? Succede che la mamma non gli dà il catalogo del Lego. E vabbè, ma arriva di cattivo umore. E va bene, certo, perché nel momento in cui tu chiedi alla mamma di non darglielo, la mamma cosa fa? La mamma si impone. Questa è una mamma molto quadrata, questa è la richiesta, lei non glielo dà. Ma lui non è che arriva a scuola e dice: yeah, mamma che non mi dà il catalogo del Lego. Lui arriva incazzatissimo con la mamma e ovviamente non ha voglia di mettersi a lavorare, ok? Quindi non è che lui è felice, perché nella misura in cui lui non ha quello che vuole, lui si arrabbia. Allora lì è stato incredibilmente difficile, perché a un certo punto ho dovuto dire agli insegnanti: allora scegliete, la mamma tiene. Quindi la mamma è una mamma che sta tenendo. Se voi gli dite non glielo dia, la mamma tiene e non glielo dà. Però lui arriva arrabbiato, oppure la mamma glielo dà e poi glielo togliete voi. Decidete voi che cosa volete fare. Qual è la cosa che secondo voi è più deleteria per lui? Perché un motivo per cui le hanno chiesto di non darglielo è stato che a scuola se glielo toglievano lui si scatenava, sclerava, si arrabbiava, urlava, picchiava, eccetera, no? Però dopo non è che se tu dici alla mamma tieni, poi ti arrabbi perché lui arriva arrabbiato, perché ovviamente, ok? Quindi bisogna essere molto attenti, perché nella misura in cui noi facciamo un intervento sulla prevenzione, cioè sulla precedente, loro l'hanno fatto di chiedere alla mamma di non darglielo perché lui picchiava se loro glielo toglievano. Però devi ragionare sulla conseguenza comunque di quello che sta accadendo. Ci sono tanti modi di lavorare sulla prevenzione, vuol dire valutare le abilità, lavorare sull'ambiente. Guardate che alcune di queste cose, chi si occupa di autismo riconosce molte cose che valgono per l'autismo, ma valgono anche per gli altri, perché l'organizzazione dell'ambiente, pensare ai compiti, non so, esporre i ragazzini che possono subito a compiti positivi che gli piacciono. Bisogna saper uscire dall'idea: ma se io gli faccio fare la cosa che gli piace, gli vado dietro, come se cedessimo a un ricatto. No, io cerco di agganciarti sulla cosa che ti piace in modo da posticipare il più possibile e piano piano cerco di portarti a qualcosa di un po' più attento. Per esempio, mi viene da dire, rispetto all'esempio che faceva la collega, lavorare con un buon ritmo vuol dire non ti faccio lavorare finché non ne puoi più, perché alla fine della giornata in genere sei stanco, ma un po' di lavoro, un po' di passatempo, un po' di lavoro, un po' di passatempo, se sei autistico un po' di lavoro in classe, un po' fuori, un po' di lavoro in classe, un po' fuori, un po' così, un po' da solo, a seconda dei problemi dei bambini, ma concentrare tutto l'impegno nella prima parte della giornata, consegnate a quelli che vengono dopo di voi le iene, quindi calma, no? Cioè il buon ritmo dovrebbe aiutare i ragazzini a entrare e uscire da impegno e, diciamo, passatempo, nel senso un momento di rilassamento, e poi se riuscite a impostarlo bene siete voi che tenete, siete voi che decidete quanto dura l'impegno e quanto dura il tempo libero. Se l'insegnante che li prende alle 8 li porta al massimo dell'impegno, alle 10, quello che arriva alle 10, ciao, li porta, se gli va bene lo porta in giardino, lascia correre. Perché, ok, quindi per esempio il buon ritmo, tenere un buon ritmo è un'azione di prevenzione fortissima. Il fatto di impegnarli in tutta una serie di attività che possono piacergli e che comunque hanno il valore della collaborazione, eccetera, e dare valore. Io ti faccio fare una cosa che so che ti piace, però ti dico: ok, l'hai fatto perché te l'ho detto io, ok? Bisogna lavorare molto su questi aspetti. La questione dell'esercizio fisico è anche una cosa molto importante, c'è una parte di bisogno di questi ragazzi, cioè quando i ragazzi hanno tanti problemi di comportamento, in genere bisognerebbe anche tenerli molto impegnati fisicamente in movimento.
Ok, l'ambiente, vabbè, queste sono cose un pochino più per l'autismo, il fatto di poter prevedere cosa si farà, dare un po' di prevedibilità serve in la routine. Guardate che chi insegna le scuole materne lo sa meglio di chiunque altro, la routine è importantissima per tutti i ragazzi, tanto che il non cambiare continuamente, guardate cosa è successo a noi alle 3:30. Cioè mettere anche solo l'ipotesi di cambiare un attimo l'organizzazione qui, cioè, e poi ovviamente è successo quello che succede a tutti voi in classe. Chi si è alzato prima di tutto? Quelli in fondo, perché sono quelli meno agganciati, ma è ovvio. Quindi questo non vi succede nelle classi normalmente? Chi perdete per l'attenzione di chi perdete per prima? Quello davanti no, perché Dio mio lo guardate, è più difficile. Ok? È una domanda che esula forse un po' da quello di cui stiamo parlando oggi. Io quando ho letto il programma e i titoli degli incontri, crisi comportamentali, eccetera, ho capito, forse ho frainteso, che si parlasse anche di altri tipi di crisi comportamentali a scuola. Mi spiego. Io ho fatto un percorso mio particolare dall'asilo nido, adesso sono al liceo, è una mia scelta. Costantemente gli adolescenti, e dico quasi ogni giorno, hanno crisi di panico e crisi di ansia. Quindi io ripeto, probabilmente ho sbagliato io corso, però dai titoli degli incontri non era specificato che era solo per casi gravi, ragazzi certificati, DSA, autistici, eccetera. Cioè le crisi di ansia e di panico, oggigiorno ne parlava la professoressa Roda l'altra volta, sono gravissime. Allora io le chiedo, devo cambiare corso o si parlerà anche di quello? Cioè voi non avete idea, in un liceo e già le scuole medie, le situazioni, io sono un'insegnante ma lavoro in vicepresidenza, cioè mi occupo molto anche di quelli che stanno male. Io delle volte, la maggior parte di noi, non sa cosa fare, come affrontare, a chi chiedere aiuto e come distinguere. Se ne parlerà in questo corso, allora, o no? Il dottor De Caris entrerà più nel merito di questa parte, ma le assicuro che queste cose qua sono vere anche per questi ragazzi qua. Perché capire cosa c'è dietro la crisi di panico e stare non solo sul discorso ragionale... Mi scuso. Prego. Allora... In infermeria, che io non sono né medico né infermiere, in qualche modo gestisco fra le altre cose, non scendono i ragazzi certificati, quelli hanno gli insegnanti di sostegno, gli educatori e tutti quanti. Stiamo parlando della popolazione scolastica definita normale. Ho capito perfettamente. Che ha dei problemi incredibili. Che lo sa solo chi lavora in un liceo o in una scuola media. Ok, ascolti, le sto rispondendo che innanzitutto quando un ragazzo quando ci sono ragazzi che hanno crisi di panico, eccetera, comunque sono già situazioni che dovrebbero richiedere anche l'attivazione di specialisti, quindi di base. Allora, ribadisco questo, abbia pazienza, un ragazzo alle superiori che ha una crisi d'ansia, sicuramente l'attivazione della famiglia perché lo aiuti a superare le crisi d'ansia e si rivolga a uno specialista è una cosa che dal mio punto di vista andrebbe fatta. Come suggeriva la sua collega prima, la collaborazione, cioè se è una crisi d'ansia una volta è un conto, se sono reiterate per definizione bisognerebbe attivare la famiglia per cercare di far aiutare il ragazzo, perché la crisi d'ansia, cioè tutta quella dimensione lì, c'è una dimensione di presa in carico sia da un punto di vista psichiatrico sia da un punto di vista psicoterapeutico che va gestito, per cui non c'è nessuna differenza. Però guardate, ragionate su quello che sta succedendo in termini di comportamenti, eh?
e di problemi di comportamento, perché queste sono cose, è un dato, perché quando avete in classe un ragazzo che vi tira su un argomento, il resto se ne va, è quello che sta succedendo adesso. Ok, allora io capisco la sua preoccupazione e credo che tutti sentiamo un livello di ansia della collega di un certo tipo. Allora, se lei vuole, se lei pensa di trovare qui delle strategie di pronto soccorso, gli metto il cuscino sotto la testa, la bacchetta in bocca, è un conto e non è quello che troverà qua. Non credo nelle lezioni, negli incontri successivi. Se vuole un ragionamento su come osservare il comportamento, come attivare, eccetera, quello sì. Allora, no, se io le dico bisogna ragazzi che hanno crisi d'ansia così ripetute, ovviamente bisogna attivare la rete esattamente come per quelli certificati. Lei mi risponde, quello verrà fatto dopo. Al momento cosa faccio? Al momento deve imparare delle strategie di pronto soccorso, avere un cuscino, mettergli in bocca una bacchetta, tenergli giù la lingua, contenerli, eccetera. E chiamare il 118, perché se uno a un certo punto non ci sta dentro, chiami il 118 e chiami i genitori all'eccesso, ok? Ma le strategie, queste strategie qui non sono strategie per la disabilità o per l'autismo. Infatti io ho portato avanti, ho lasciato due slide che sono sull'autismo, sono andata avanti perché non è questo l'argomento di oggi, non è i comportamenti problema nell'autismo, ma questo manuale che voi avete qui, scusate, non è per i ragazzini certificati. Questo manuale è stato fatto per la gestione delle crisi di comportamento e per i comportamenti problema per tutti gli allievi, tanto che si parla continuamente di tutto. Ho capito, le strategie sono queste. Le strategie sono queste anche per quei ragazzi lì. Chi le mette in atto? Scusate. Chi le mette in atto? Gli insegnanti che sono nella scuola, e ritorniamo all'inizio, quando vi dicevo un ragazzino non può essere in carico solo a un insegnante. A me preoccupa un insegnante che si alza e dice voi non avete idea, perché vuol dire che lei è molto sola dentro la sua scuola e invece l'idea la dovrebbero avere tutti quelli di voi che lavorano nelle scuole superiori, ma anche alle medie, perché tanto anche alle medie ci sono ragazzini che esplodono in questa dimensione, perché all'inizio tutta la parte di preadolescenza, adolescenza li manda, sappiamo benissimo come possono reagire, ok? Quindi io considero quello che mi sembra molto importante di quello che lei dice è la solitudine, ma quella solitudine lì non è soltanto rispetto ai servizi, è che voi dovete vedere qual è la vostra solitudine dentro il vostro contesto di lavoro, perché la prima solitudine è lì, è il primo posto in cui la persona è da sola, è l'educatore da solo nel centro diurno quando gli altri sembrano disinteressati, è l'insegnante da sola nell'infermeria che si trova sempre da sola in infermeria, è lì che c'è tutto un pezzo di attivazione dei colleghi, no? Perché è troppo facile poi dire vabbè, parto per la tangente, me ne vado, penso ad altre cose, perché in realtà poi questo è un problema estremamente rilevante che avete dentro la vostra struttura, perché per esempio nel caso loro l'aiuto che potevano avere da fuori, il grosso l'hanno avuto, magari possono anche fare di più, perché tutti possiamo fare di più, però poi lei è lì da sola col ragazzino, quanto è sola? Quanto gli altri colleghi ci sono, l'aiutano, la supportano. Loro sono tre, lei mi sembra un po' più sola, ok? Allora è lì che va tirata fuori una dimensione più di presa in carico della scuola. Posso immaginare, per come sono le dinamiche, che al liceo, alle scuole superiori, è molto, c'è un allentamento, perché gli insegnanti, magari hai l'insegnante che vede i ragazzi una volta alla settimana o due volte, non li conosce, no? Mentre magari ha insegnanti che vedono 15 ore e quindi magari viene delegato tutto un pezzo, ok? Quindi vedete come però questa è una dimensione importantissima, perché il corso io credo che che possa esserle utile, se non vuole la strategia di mettergli il cuscino, nel senso bisogna andare anche le crisi d'ansia sono gestite in termini comportamentali, ci sono studi su studi e le strategie sono queste, quindi penso di sì, la risposta alla sua domanda è penso di sì. Prego. Allora, velocemente vi dico due cose che mi sembrano importanti e chiudiamo perché sono le 5 meno 2 minuti e poi credo che dobbiate avere la parte dei certificati, non so, ma l'ha detto, io vorrei dirvi questo.
Da un punto di vista comportamentale, ricordatevi che se lavorate sull'antecedente, cioè se lavorate sul comportamento e per insegnare comportamenti nuovi, ricordatevi che tutti noi apprendiamo dall'esperienza, anche voi a gestire i problemi di comportamento. Cioè tutti abbiamo imparato dall'esperienza e tutti siamo stati soli nell'affrontare un problema di comportamento, ve lo posso dire per esperienza diretta. Tutti i comportamenti dipendono da variabili che succedono prima e da cose che succedono dopo. Tutti i comportamenti sono così. Se voi imparate a identificarle e a vederli, potete usare il meglio del comportamentismo al servizio di questa cosa. E poi utilizzate tutte le conoscenze educative, relazionali che avete per tenere insieme l'insieme. Ma l'insieme non deve togliere l'attenzione da questo. E quando vi capita di buttare fuori perché i genitori a casa gli fanno vedere, lo fanno mangiare, gli fanno fare, ok, ma tornate lì, perché da voi stanno a scuola stanno talmente tante ore che diventa un ambiente che di per sé dovrebbe aiutarli a regolarsi. Pensate appunto a quei volontari di qualsiasi estrazione siano, che vanno nei quartieri più diseredati d'Italia, nelle città peggiori d'Italia. Quelli lì riescono a tirar fuori i ragazzi da situazioni dove, se fosse vero che quello che viene dalla famiglia è pervasivo e non si può e vi impedisce di lavorare, quelle persone non potrebbero tirar fuori quei ragazzi. E invece hanno delle esperienze educative fenomenali, veramente importantissime. E ce ne sono tanti anche nella scuola, perché ci sono scuole in situazioni veramente disperate da un punto di vista sociale, dove non c'è il problema, dove i bambini certificati sono quelli più semplici, anche se sono molto gravi. Ok? Invece lì in quelle realtà ci sono degli insegnanti alle volte che fanno delle cose che tu resti senza parole per quello che riescono a mettere in piedi. Si apprende sempre qualcosa per cui otteniamo una ricompensa, ma la ricompensa non è il ricatto, la ricompensa, cioè fai questo e ti do quello, la ricompensa è sono motivato. La parola ricompensa del comportamentismo, che spaventa tutti quanti perché tutti pensano subito al cane di Pavlov e al biscotto, e visto che siamo nel 2018, sono passati un centinaio d'anni, evolviamo verso l'idea che fra parlare di motivazione e parlare di ricompensa non c'è alcuna differenza. Guardate, prendete uno psicanalista doc e un comportamentista doc, si azzufferanno per sempre, ma non è la stessa cosa. Se io ragiono in termini di ricompensa, ragiono in termini di motivazione. Ragionare in termini di motivazione è il motore del cambiamento educativo, la motivazione è il motore del cambiamento che ognuno di noi fa su se stesso, anche i ragazzi funzionano così. Qualsiasi sia la motivazione. Il problema è quando noi carichiamo sulla motivazione dell'altro le nostre aspettative, cosa è buono e cosa è cattivo. Allora, un grande valore del comportamentismo è che ha sganciato il giudizio. Una ricompensa non è né buona né cattiva, è quello che piace a quella persona, è quello che interessa a quella persona. Tutti noi smettiamo di fare le cose per le quali non otteniamo una ricompensa. Guardate che questa è un'altra cosa che è fortissima, perché togliere attenzione a un comportamento in genere ottiene una diminuzione. Se non portiamo a casa qualcosa, smettiamo di fare quella roba lì. E anche lì è un problema di uscire da un pregiudizio e di entrare in un'osservazione un po' più distaccata. Quando un ragazzino mi insulta, il suo massimo godimento è vedere che io mi arrabbio. Se io non mi arrabbio e mi può dire le peggiori cose, io non mi arrabbio, anzi magari gliela metto anche un po' a sorridere e gli faccio capire quanto questa cosa non appoggia da nessuna parte, li smontate, perché quei ragazzini lì si alimentano della nostra rabbia, sono motivati dal sentire che ci arrabbiamo e quindi siamo in una relazione, che poi questa sia la relazione che ha messo in piedi con i loro genitori, può darsi, ma noi possiamo fare il nostro pezzo, cioè possiamo non colludere. Sicuramente tutti impariamo facendo cose a piccoli passi, e questo è quello che intendevo nell'accompagnare.
Può darsi che per il ragazzino di cui parlava la collega, che il martedì ce la fa con quel sistema e il venerdì non ce la fa, perché il venerdì è un passo troppo grande. Forse dovete spezzettare quel passo, che va bene il martedì ma non va bene il venerdì, perché il venerdì è troppo per lui. Ok? È lui, è il suo problema, non il nostro, quindi noi per lui siamo lì che cerchiamo di capire. E poi l'ultima cosa che volevo dirvi è differenziare il rinforzo dalla punizione. Guardate, questo è un argomento che poi magari lo dirò anche a De Caris di riapprofondirlo, ma scusate, dov'è? Non l'ho messo, va bene, non c'è qua. L'avevo messo e non lo trovo. C'è una differenza fra rinforzo e punizione che dovete conoscere. Perché un conto è motivare una persona e quindi cercare quello che quel ragazzino, quella ragazzina che parla a quel ragazzino gli fa venire voglia di fare una cosa positiva. Un conto è punire. Punire, noi pensiamo punire uguale picchiare. No. Punire, se noi lo pensiamo in termini puramente comportamentali, punire vuol dire semplicemente mettere in atto un comportamento nostro che è mirato a far abbassare il comportamento dell'altro. Ok? Io voglio che voi smettiate di fare brusio e quindi vi richiamo. E voi continuate a fare brusio. Quindi io non ho ottenuto. La mia punizione, il richiamo, serve zero. Ok? Allora, voi dovete ragionare in questi termini. Rinforzare, motivare vuol dire faccio qualcosa per fare in modo che tu vada avanti a fare quella cosa. Punire vuol dire faccio qualcosa per fare in modo che tu smetta di fare quella cosa. Se voi, pensando di punire, ottenete un aumento, e guardate i ragazzini un po' comportamentali che insultano o che lanciano i cestini, eccetera, se li punite di smetterla, tendenzialmente non solo non la smettono, ma aumentano e vanno avanti. Quindi vuol dire che da un punto di vista comportamentale, quando voi gli dite smettila, non lo state punendo, lo state motivando. Non è una buona motivazione, eh? Io sono si alimentano di una motivazione negativa, ma si alimentano di quella motivazione lì. Allora bisogna trovare il sistema per aggirarli. Ed è i primi a non cascare in questa trappola dobbiamo essere noi. Quando lavoriamo sulla conseguenza, vuol dire cercare come motivare una persona e anche ragionare in termini di punizione, perché quando date una nota, le note sono punizioni, i richiami sono punizioni, la segnalazione al dirigente è una punizione, lasciarli a casa è una punizione. Ma quando io vedo quelli sospesi che tornano a scuola, che sanno a quel punto che verranno bocciati e tornano più aggressivi di prima, non sono stati puniti, sono stati rinforzati. E quindi quello che magari l'insegnante vive o i genitori vivono come la punizione massima, non è la punizione massima, è il massimo del rinforzo possibile. Perché gli togliamo qualsiasi aggancio di motivazione. E quindi non stiamo ottenendo quello che vogliamo. Quindi dal mio punto di vista ragionare in termini comportamentali, su questo il comportamentismo ci aiuta a capire una dimensione che se sappiamo giocare bene con altre strategie, perché poi ci vogliono anche quelle strategie lì, entriamo in un'altra ottica. Questo vale tanto anche per le persone che hanno un problema di dipendenza, perché alla fine si motivano a collaborare, a uscire da quella dipendenza nella misura in cui sentono interesse per qualche cosa o per qualcuno. Per cui è lì che bisogna andare a cercare di agganciarli, no? Ma non sarà mai, perdonatemi, ma mai un dentro fuori, c'è, non c'è più. È un percorso educativo. Marco De Caris la volta prossima approfondirà un po' questa parte, glielo dirò, e parlerà anche un po' di più, cioè parlerà in modo più approfondito, non di più perché io mi devo occupare di questo pezzo. Lui però approfondirà anche tutta una parte invece sulla gestione delle emozioni in termini proprio di evoluzione. Vi lascio, buon lavoro, provateci.